questo video è stata che merda. Che bella. Perché quello che state ascoltando è Mambo. È vero, questa sera siamo più prestigiosi perché si viene alzata la media. Sì, intellettiva generale, sì, è abbastanza vero, perché a giocare a Scintiara con noi c'è Giovanni, che avete già sentito nella scorsa puntata di Scintiara. Che è passato quanto? È passato quasi un quasi anno. Due anni. No, due no. Per evitare questa parte. Ma è come se fosse ieri, visto che parliamo di febbraio, marzo, no? Quindi, dovrebbe domani essere febbraio. In realtà potremmo anche potrebbe non essere mai successo. No, non ancora. E noi giocheremo come non ci fosse un domani, non ci fosse un ieri. Perché probabilmente non ci sarà un domani. Quello che giochiamo stasera appunto è Scintiara, di cui vi parliamo tra poco. Intanto mi sto disinteressando, sto cercando di condividere il tuo posto. Condividi. Intanto vi posso dire saluti dalla gente che ci ascolta. Sono distratto. E le cose importanti da dire sono che Fumble è un podcast di giochi di ruolo, è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in Italia, figuriamoci. Facciamo una ola. Il cartellino. Vedi, io lo faccio ogni volta così sembra che non sto cazzeggiando sul cellulare, ma sto condividendo il post. Certo. In realtà non è vero, sono come suoneria. Ci trovate su fumblegdr.it e su qwerty.it. Vi abbiamo promesso per un sacco di tempo i nuovi episodi di Epoca, e i nuovi episodi di Epoca stanno per arrivare. Ole. Tra l'altro Pietro, ciao, ci sta ascoltando, ciao, ed è Pietro, il master di Epoca. Su fumblegdr.it e su qwerty.it potete diventare soci di Qwerty, ci aiutate perché ci permettete di comprare manuali nuovi, partecipare a Kickstarter, dare dei soldi anche ad associazioni che fanno dei progetti interessanti, e li prendiamo da voi per darli a chi ne ha più bisogno di noi, come ad esempio All You Can Play. Se non sapete cos'è, mettiamo adesso un link su Facebook e su Twitter, andate a vedere. Partecipate anche voi all'iniziativa, date dei soldi che tanto a voi costano pochissimo e servono un sacco. Che altro dire? C'è lo shop, un'ottima iniziativa. C'è lo shop su fumblegdr.it dove potete comprare magliette e lenzuola di Fumble, se proprio ci tenete. I preservativi non li abbiamo ancora. Io sto ancora aspettando. No, i preservativi non li facciamo. Aspettando il mio idolo, colui che comprerà la prima tenda di Fumble della doccia. E morirà il giorno dopo, sì, scivolando. Scivolando. Perché se l'è andata a cercare. Perché non solo avrebbe una morte eroica, farebbe fare anche un balzo di view al nostro programma. Incredibile. Se si stesse riprendendo. Esatto, ci sarebbe Fumble. Ci sarebbe Claudio dalla D'Urso in due giorni. Al posto della D'Urso. Che schifo. Scusate, non ci tenevo tantissimo, però la D'Urso dall'altra parte. Dobbiamo farci pubblicità a Clan, che puoi scegliere. Fatto, mamma mia. Choose beggars choose. Se devo scegliere allora dalla D'Urso gufo, Giusto. Comunque, dopo questa brutta battuta, io lascio la parola a Giovanni, mi alzo e me ne vado, perché non vale la pena che io stia qua. No, io voglio la tua telecamera al posto dello specchio in casa mia. Se vuoi te la vendo. Mi fai perdere almeno 4 kg. Fai una donazione a Fumble, io ti regalo l'altra. Grazie. Lo facciamo apposta. Grazie. Dici qualcosa di Scintiara mentre io faccio vedere la mappa che ho pagato con i soldi di Fumble, e quindi è un po' anche dei nostri ascoltatori. Cioè, tu l'hai pagata con i soldi di Fumble e io la mia l'ho pagata... Beh, giustamente mia. Io l'ho pagata con i miei soldi. Diciamolo, lo premetto subito. Scintiara è un bel gioco, ma la mappa è più bella. La mappa è la cosa più bella del gioco. Quella mappa lì, su un foglio a quadretti, l'ho disegnata nel 94. E con questo l'hai venduta? Posso... E adesso è sulla mi ritiro imbattuto. È sulla carta figa, però. Adesso è su, su una tessuto. Carta figa. È su tessuto. L'idea è carta figa. L'idea era quella di un faccio un'introduzione di un minuto, mezzo minuto, quello che ti senti. Ok, ma anche meno. È quella di un mondo che si è sviluppato fino all'equivalente del nostro Rinascimento, non so, il nostro 1500. Un mondo fantasy, cioè c'è la magia, ma non ci sono i classici maghi, gnomi, nani e draghi, ma altre razze, di cui alcune giocherete anche voi stasera, e quando ad un certo punto, per un motivo misterioso, il tempo si è rotto. Si è rotto in un grande evento del passato che si chiama Grande Buio, e dopo il Grande Buio
è tutto è stato diverso. Improvvisamente le civiltà che erano abituate ad accumulare potere, ricchezza e simboli dell'eternità da trasferire ai posteri non erano più sicure di avere dei posteri, perché cose dal passato, dal futuro arrivano sul pianeta di Shintiara percorrendo linee temporali che si intersecano in modo non più lineare. Perché è rotto. Perché è rotto il tempo. È rock. È un po' rock e un po' rotto. E questo ha messo in crisi, come potete ben immaginare. Ora, prima scherzando, prima della puntata, dicevamo anche sulla Terra, se metti un orologio atomico all'altezza del mare e in cima alla montagna, poi vedi che c'è mezzo secondo di differenza, però questo non ci cambia tanto la vita. Se questa cosa fosse macroscopica, invece, cioè se le tue decisioni di tutti i giorni potessero cambiare completamente il corso del tempo della tua vita, la cosa ci metterebbe in crisi. Il senso stesso della nostra vita non sarebbe più cosa faccio nel futuro, cosa trasferirò ai miei figli o ai posteri. Questa cosa è successa a tutto il pianeta, che adesso è diviso. È possibile che tuo figlio sia tuo padre. Addirittura. Certo, in una logica di ricorsione temporale. E quindi questa cosa ha messo in crisi tutto il pianeta e si sono divise sostanzialmente due fazioni. E voi dovete decidere stasera, durante il gioco, anche a che fazione volete partecipare. La prima fazione è quella che direi degli ottimisti, che dicono: nonostante tutto il casino in cui siamo immersi, comunque l'universo si merita una chance, e quindi combattono per il cosiddetto cosmo. Si ispirano alla stella bianca Sirai, che rappresenta il modello anche gravitazionale attorno a cui sperano che Shintiara continui a gravitare. L'altra stella, che nel passato era una stella ma che dopo il grande buio è diventata una specie di buco nero, è Muria. La vendemmia? No, ma è qualcosa di loop temporale. È il mio manuale. In realtà è già caduto, ma lui è tornato indietro. È Muria. L'altra fazione è quella dei nichilisti, di quelli che dicono: no, questo casino temporale non è altro che la prova provata che l'universo non ha senso, è solo caos. E il vero modello di perfezione sarebbe cadere il più velocemente possibile nel buco nero, nel nulla cosmico della gravità assoluta di Muria. Sono due modelli che non rappresentano male e bene, sono due modelli. Cacchio, se la mettiamo sul mondo reale sono dei pessimisti. Sono dei pessimisti. Sono dei nichilisti. Io Robè sono dei pessimisti nel mondo reale. Sì, sì. Ma molti patteggiano per il vuoto giocando a Shintiara, perché non è il male, no? È una scelta. Anche se naturalmente questo comporta che i seguaci del vuoto vogliono dimostrare a tutti gli altri che il mondo non ha senso e fanno delle cose un po' strane, tipo creare delle finte sette religiose che in realtà non ti danno mai l'illuminazione per dimostrarti che il mondo non ha senso e quindi che male. Ah, sono dei vegani, insomma. Esatto. O troll, però. Fine dell'introduzione, nel senso che i vostri personaggi dovranno scegliere durante questa sessione da che parte stare. In ogni sessione nel gioco di Shintiara il mondo potrebbe finire e magari ricominciare in un'altra linea temporale, perché quando si incrociano due oggetti che non dovrebbero esistere nella linea temporale originaria di Shintiara, il loro tocco genera ulteriore paradosso. Quindi oggetti paradossali, energia paradossale, instabilità temporale, tachionica, chiamatela come cavolo vi pare, quando entra a contatto può generare ulteriore paradosso, e quindi voi che siete reclutati all'interno di questo scontro potreste fare qualcosa per accelerare la caduta di Shintiara nel buco nero o cercare di preservarla. Fine. Io intanto volevo dire che abbiamo degli ascoltatori talmente fighi che ci ascoltano anche mentre sono a un concerto. Cioè, fighi. Più che fighi mi sembra adepti di Grindheim. Ecco. Sì. Che bel concerto, soprattutto. talmente felice di essere qui. A meno che. Diamo credito che il concerto potrebbe non essere ancora iniziato, okay, e lui ci sta ascoltando. Giusto, e ci ascolterà quando oppure la cosa migliore finisce accendo voi. Ci sta scrivendo su Spreaker. Sì, quindi l'app ce l'ha accesa. E ci sarebbe un idolo se fosse uno di quei concerti, quelli con le cuffie. Che si sentono solo i Silent Concert, e lui al momento è senza cuffie che ascolta Fumble mentre tutti gli altri sono lì che pogano. Esatto. E parla proprio una mi fermo al centro della stanza immobile parlando di paradossi. quindi presentiamo i nostri personaggi? Presentiamo i nostri personaggi. Va bene. No? Sì. Sì.
No, sì. Così li so anch'io perché non li so. I miei personaggi sono il ricchissimo Dinare Gis. E sono i personaggi più ricchi che voi abbiate mai visto in tutta Scintiara. Sono ovviamente uno skirt. Perché sei personaggi? Perché sono uno skirt. Quindi è uno ma è due. Gli skirt, per chi non conoscesse Scintiara e non avesse sentito la puntata precedente, giusto un po'. Sono... morirò. Sono il popolo al contrario. Questa volta facciamo come abbiamo detto l'altra volta. Se Claudio fa di nuovo il personaggio lo uccidiamo subito. Siamo tutti d'accordo, giusto? Sono il popolo al contrario per diversi motivi. Un po' perché sono in grado di stare appesi a testa in giù e quindi hanno le case costruite al contrario, oltre che sui muri e sul pavimento. Ma hanno anche la tendenza a portare questa cosa nel resto della loro vita. Quindi tendono a dire, a volte ma non sempre, giusto per creare più caos che altro, il contrario di quello che intendono, o fare il contrario di quello che vorrebbero. In questo caso il mio ricchissimo Dinare Gis è vestito di stracci, puzza da fare schifo perché non si lava e ha una pelliccia giallastra piena di bubboni. Perfetto. Mi chiedo se è lui pieno di bubboni o la pelliccia. No, è Gis i bubboni. I bubboni sono Gis. Ah. Ci ho capito un cazzo. Appunto, quello è bello. Ha già iniziato a portare caos. Gli scherzi sono così. Vi anche che hanno un aspetto... Hanno un aspetto molto... Fellino e gattesco. C'è un personaggio di riserva per lui. Caso dovesse terminare presto. Un altro skirt. Okay. Un altro skirt, il fratello gemello. Che però sarà il poverissimo, sarà vestito in maniera. Tendono a parlare al contrario. Oh mio Dio. Io invece sono un semplicissimo umano, ricco, avvenente, di quelli proprio. Non so, sprizzo fascino da ogni poro. Siccome è la decima volta che leggevo il nome e continuavo a leggerlo in maniera tutt'altro diversa, l'ho cambiato. Mi chiamerò Caravan Laputa. Ho dei grossissimi problemi nel leggere. E sostanzialmente penso che il mio scopo finale sia avere un harem, ma da come è impostato qui. Semplice, semplice. Anche io sono un umano, un po' più appariscente, in quanto per metà. C'è la parola cyborg? No, è tecnologico. Sì, ha un innesto tecnologico su un braccio. Puoi dirlo per farlo capire, non okay. Usano questa parola. Ok, ha un innesto tecnologico nel braccio, una spada. Quindi è abbastanza strano. E... che altro dire di lui? È un ex cacciatore di taglie, abbastanza rozzo e non molto intelligente. Povero, povero. Insomma, andrete d'accordissimo con me che io sono per la pietà e per aiutare il prossimo. Praticamente tu mi fornirai il lavoro, quindi. No, in realtà io me lo immagino il personaggio come la versione sfigata di Solid Snake. Oh, che bello. Ah, ok. E continuando con il mio personaggio, si chiama Arshen, di razza è una zolcaniana. E chiederei all'autore di spiegarmi magari cos'è, perché non ho fatto un sembrano tempo. Gli omini verdi, sono molto bassi e sono molto studiosi. Sono questi qua. Sì. Doppio. Esatto. Ah, sono l'unica razza effettivamente aliena sul pianeta di Scintiara. Sono arrivati migliaia di anni fa. Se hanno della tecnologia avanzatissima e perfettamente nascosta nella loro antichissima biblioteca sull'omonima isola di Zol, sono le creature con il minor grado di fantasia nella toponomastica che voi abbiate mai incontrato, perché si chiamano Zolkaniani, vivono in una città che si chiama Zolk, nell'isola di Zolkan, quindi è proprio così. E... creativi è la parola giusta. Esatto, i cervelloni di Star Trek. Dedicano intere generazioni all'accumulo di conoscenza, ma non sanno per che motivo, lo sa soltanto il loro capo. Che Zolkan, si chiama Zolkan. Che si chiama Zolkan. Il grande Zolkan. Il grande Zolkan. In un altro modo, ma Zolkan, detto questo, la loro società è interessante per diversi motivi. Prima di tutto non usano il denaro, scambiano soltanto libri. Con l'esterno, barattano libri con beni di prima necessità. Secondo, tra di loro si parlano per ultrasuoni, quindi gli altri pensano che siano telepatici, in realtà si parlano ad ultrasuoni. Una volta al giorno possono anche sparare un tremendo urlo sonico che stordisce gli avversari. Sonic Boom! Sono Gael! Gael era un ignorante tamarro. Giannuzzo, se hai finito incantesimi, dovresti cominciare a studiarti, se non hai una lista di incantesimi, guardarli un attimino. Quelli delle scuole che puoi lanciare sono in questa semplicissima lista. Le scuole che puoi lanciare sono scritte sì, scuole qua. Davanti. Eccole qua. Su suggerimento di qualcuno, gli incantesimi sono in ordine alfabetico nel libro. Qualcuno qui al tavolo. Tu, mica io.
No, ma va. Sì, l'hai detto tu, sì, ma l'avevo già fatto. Tu no. Bene, questo è il manuale. Ok, io sono invece montagna solitaria. Sono una scelta d'Arkaroth, quindi sono sostanzialmente un uomo ungulato. Quindi un ungulato, quindi una sorta di cervo. O di fauno. Esatto. Però bipede. Tendenzialmente sono anch'io del partito zulcaniano, cioè sono una sceta in quanto tale votato alla povertà, anzi votata perché sono una femmina della mia specie. Aspetta, ce l'ho l'immagine di una Darkaroth. Ma è difficile da capire per un non Darkaroth. Esatto, per un non Darkaroth non lo so. Un po' si capisce, esattamente. Ah, è quella lì. Aspetta, qual è? Quella lì. La mucca, anzi la vacca. No, non sono, sono una, io personalmente sono una cerva. I Darkaroth, okay. Ma è la cerviatola che di solito sono taciturni perché sì, non violano mai la parola data. Esatto. Un vuoto inviolabile, quindi non possono mai hanno un ottimo rapporto con le con donne, gli con le donne come si chiama la razza? Darkaroth. Hanno anche un ottimo rapporto con gli Skirten, esatto, con i quali non parlano mai. Che è il motivo per cui hanno un ottimo rapporto con gli Skirten. Non hanno rapporti con gli Skirten. Tranne te. Anche io devo dare un'occhiata a ognuno di voi. Un punto fato. Te lo giuro. Mi figuro che lo usa. No, nulla, scusa. Significa che se non è troppo difficile, avrete una volta a sessione un'azione automaticamente riuscita. O l'automatico fallimento dell'azione di qualcun altro. Ok. Ok. Su vi ricordo che ognuno di voi ha un ruolo e ogni ruolo ha un comportamento. L'altero dà ordini. Se quando vengono rispettati ha ottenuto il suo ruolo, il suo punto obiettivo. Esperienza. L'eroico fa azione eroica a difesa del gruppo. Il puro si ritrae dal combattimento. Siamo due. E tu sei saggia. Saggio, scusami. Ok, il saggio dà consigli. Quando vengono accettati, prendi punti esperienza. E userò questi punti Cosmo e Vuoto per darvi e riprendermi nel caso, nel momento in cui volete spenderli, punti Cosmo o punti Vuoto. Siete solo voi che decidete se prendete punti Cosmo o punti Vuoto. Nessuno può sindacare l'obiettivo delle vostre azioni. Ok. Io posso soltanto essere d'accordo e raddoppiarvelo. Ma si può andare su zone grigie? Sì, ma se, ad un certo punto devi decidere se prendi il punto Cosmo o il punto Vuoto e sei tu solo tu che lo decidi. Devi scegliere quella sfumatura di grigio. Ma perché ne prendi uno solo? Ce ne sono 50, eh? Ne prendi uno solo? Sì. Ah, ok. A sessione, alla fine della sessione, potrai decidere uno o l'altro. Però teoricamente in una prossima sessione posso prendere quello dell'altra parte? Sì, e cancelli il primo se non l'hai usato. Ok. Questo lo puoi fare fino a che il personaggio diventa abbastanza potente da dover decidere definitivamente l'uno o l'altro. Ok. Questa avventura inizia, che ore sono? Così mi gestisco i tempi. Adesso sono le 21:36. Quanto tempo abbiamo? Quello che vogliamo, un paio d'ore e mezza. Un paio d'ore e mezza nei tuoi sogni. No, certo, cioè, si può fare anche in meno. Questa è un'avventura anche di più. Questa è un'avventura che uso spesso per durante i test di Scintiara ed è molto flessibile. Quindi in realtà dipende molto dalle vostre azioni. Beh, considerando allora, che siamo noi dura una settimana. No, allora, l'unica cosa, la diretta dura al massimo 5 ore, quindi abbiamo 4 ore e 40. Io ce la farò in 2 ore, 2 ore e mezza. Anche l'ultima volta abbiamo detto così. Sì, e poi siamo andati fino alle 2 ore. Ho capito, ma se tu giri per il paese, sì, di ogni singolo vicolo di un posto, sì, e quando dici il nome altrove dicono Kaiutuga, dove? Cioè, no, è ovvio che poi perdi un po' di tempo. Allora, detto ciò, questa avventura inizia in una grotta. Siete in una grotta. Immaginatevi il buio. Anzi, prima un colore viola. Poi il buio. Per me no. Non iniziare subito a rompere i coglioni. Cioè, dai, il buio. È una grotta piccola, angusta. C'è un rumore di fondo, un rumore assordante, come se ci fosse un'enorme camera del vento a pochissima distanza da voi. La grotta è illuminata da delle torce. Il vento piega
il fuoco delle torce verso di voi. Ci sono delle persone oltre a voi, vi guardate attorno, ci sono delle persone oltre a voi, in particolare un uomo basso, smilzo, con una profonda cicatrice sul volto, la testa pelata, vestito di nero con una strana imbragatura di cuoio che dice «Forza, non c'è tempo da perdere!» E altri uomini, vestiti più o meno come lui, con l'imbragatura di cuoio, vengono verso di voi e cominciano a imbragarvi. Vi mettono un'armatura addosso. Vedete questa armatura di cuoio che ha un collo alto, sembra quasi per riparare da dei colpi di frusta il vostro collo, e ha uno strano gancio metallico. Gli uomini, mentre vi mettono questa armatura, l'operazione dura qualche minuto, in effetti vi ricordate che è stato molto difficile arrivare qui. È stato un viaggio di settimane ed è partito settimane fa, quando in una tranquilla città vi ha avvicinato l'emissario di una principessa. La principessa Arshin è in cerca di suo fratello Arjin. Suo fratello Arjin è scomparso da corte. Sono zorcaniani, vero? No. Bel nome. Sono di Tomokai. Tomokai è una civiltà ispirata vagamente all'Oriente e sta al nord, al freddo, in Shintiara. Suo fratello, ricchissimo, erede al trono, sparisce improvvisamente, portandosi dietro una cassa di enormi ricchezze. La sorella non crede alla storia della sua sparizione, pensa ci sia qualcosa sotto. Lo insegue in tutta Shintiara per mesi, grazie agli indovini, grazie agli astrologi, insegue le sue tracce lungo tutta Shintiara e arriva proprio ai limiti dei Canyon del Vento, il deserto più pericoloso di tutta Shintiara. Lì il suo tutore, essendo lei minore, le impedisce di andare avanti perché è troppo pericoloso. Allora ingaggia dei reclutati. Voi, ma non solo voi, eravate una ventina di persone, un'intera carovana, siete entrati nei Canyon del Vento. Canyon del Vento si chiamano così perché c'è tanto vento, ma non solo. Sono... è uno zottaniero. No, sono praticamente difficilissimi da attraversare. La superficie dei canyon è completamente piatta perché è stata appiattita, livellata da venti che soffiano a 300-400 km all'ora. Sotto, nelle anguste gole dei canyon del vento, delle cenge, dei percorsi scavati nella roccia vi permettono di avanzare, ma siete facile prede di predatori, di frane e di tutti quelli che erano partiti con voi. Solo voi siete arrivati in questa caverna. Il capitano vi porterà alla vostra meta, la città in cui gli indovini della principessa hanno divinato oggi stesso la presenza del principe, la città di Damarti. Esiste un solo modo per raggiungerla, ed è dando il denaro che la principessa vi ha dato al capitano. Il capitano afferra, arraffa la borsa di denaro, la fa sparire miracolosamente sotto la sua armatura e improvvisamente capite questi perni di metallo a cosa servono, perché delle sartie, delle grosse funi vengono legate ai perni di metallo, venite trascinati improvvisamente, colpiti dal vento, siete in un'ampia gola, qui il vento soffia costante, siete su una specie di zattera che ondeggia, il problema è che non c'è l'acqua, perché ondeggia a mezz'aria, tirata verso l'alto da un'enorme vela che in questo momento terzacolata, piegata, tiene sulla zattera in mezzo a questo canyon. Velocemente i marinai legano le vostre sartie a un grande perno centrale, con un argano le fissano nel centro di questa zattera, sganciano gli ormeggi, la vela viene aperta e la zattera, come uno sguscio di Star Wars, comincia a volare nel canyon. E capite perché dell'armatura. Venite sballottati a destra e a sinistra. Mentre l'equipaggio cerca di governare il dominatore del vento. Tieni un po' più ferma, cazzo! E capite anche perché ai margini di questa grande zattera ci sono questi strani rinforzi legati a delle enormi molle, perché il dominatore del vento non fa altro che sbattere a destra e a sinistra, rischiando di sballottare fuori i marinai che solo miracolosamente, un po' come dei campioni di parkour, riescono sempre a finire in piedi, arrampicati, appesi a una corda e ritornare sulla zattera. Io sono attaccato con gli artigli preciso, dritto, a godermi il vento.
No, io cioè, alla gente che è lì intorno inizio a strillargli ordini, tipo, c'è tieni qualcosa, la ferma, fai qualcosa. C'è qualcosa di strano nel vostro viaggio. Ci sono dei momenti in cui tutto sembra davanti ai vostri occhi muoversi molto velocemente, come in un fast forward. Il marinaio scende da un albero e improvvisamente accelera. E poi ci sono dei momenti in cui tutto sembra lento, ma ci accorgiamo molto lentamente. Cosa? Assolutamente. Io li ho conosciuti loro, mi ricordo che sono loro soliti. Certo, per motivi diversi ognuno di loro è stato reclutato dalla principessa. Ashan, ti sembrano... Cioè, c'è sta succedendo qualcosa. Sì, mi alzo dopo, a guardare. Io sono quanto sul fondo di questa cosa. Devi evitare tutto il vento. Stai basso! Il cielo sopra di voi è ingombro di nuvole vorticanti, vorticanti come sotto un enorme tornado. Montagna, non ti preoccupare, ti tengo io salda! A me, stai qui, vedo che i tuoi zoccoli scivolano. Io veramente sono seduta. E l'ho convinto fossi nel fondo. Non capisco perché vi preoccupiate così tanto, è solo un po' di vento. Vaffanculo! È come sbattere addosso! Come sbattere? Basta stare con i piedi per terra, voi non siete in grado di stare con i piedi per terra. No! Io cerco di parlare ma continuo a sbattere, sto zitto con un morto. Noi siamo perfetti per questo. Puoi fare la prima prova della serata, puoi fare una prova di controllo temporale, tu che c'hai? Qualcun altro ha controllo temporale? 999. Sesto senso? Sì. Ok, tiro. Okay. Ignoranza non c'è. In questo senso te lo farò stirare dopo. Adesso controllo temporale. Io sì, se, quindi sì, 50% più. E ci aggiungo. Cos'hai? Ho grado 1. Ma in totale più 2. Più 2 totale. Quindi sì, hai 2 vantaggi. Devi tirare anche il dado dei vantaggi. La tua percentuale da 50 potrebbe arrivare a 70 se confermato dal dado. Ok, quindi tiro prima e dado. Tira con tutto contemporaneamente, così risparmiamo tempo. Non confermi nessun vantaggio, 9. Però hai fatto 0,9 e quindi è un tiro riuscito. Se facevo meno di 5 era un successo critico. Esatto. Okay. Questo, scusa, cosa mi faceva? Questo, se facevi 1 ti aumentava di 1 okay, le decine, quindi la percentuale diventava 60. Se facevi 2 ti aumentava di 2 le decine, okay, la percentuale diventava 70, hai fatto 0. Se facevi 3... comunque aumentava di 2 perché 2 è il massimo che okay, potevi raggiungere. Quindi ho fatto 9 e sono riuscito. Sento qualcosa? Allora, innanzitutto c'è qualcosa effettivamente di strano. Non è normale avere questo tipo di percezioni. Quindi una piega del tempo o è avvenuta o sta per avvenire. E i tuoi sensi la stanno percependo. Io so che è possibile che questa cosa la percepisca solo io, quindi magari chiedere a lei non è inutile. Sì, questa cosa, sì, tu hai affinato la tua capacità di percepire le pieghe nel tempo e le rotture nel tempo, si chiama controllo temporale, e anche di registrarvi. E allora sto ancora più zitto e mi guardo attorno, allerta. Comportamento da misterioso, non ti do il punto perché sei altero. Ah, è giusto, ti ricomando. Bene, chi altro? Io ho il sesto senso. Quindi... Ok, questo ve lo faccio tirare dopo. Okay. Volevo solo saperlo adesso, ma non è ancora il momento. Mm-hmm. Io mi metto sulla prua della zattera, se esiste una prua, e guardo avanti, cercando di rimanere okay, saldo. La scena è esteticamente molto interessante. E tu come sei vestito? Vabbè, mi ha detto che mi hanno riempito tutti quanti con la l'armatura di cuoio, quindi è sotto. È sotto, tante cose, un po' infastidito quando mi hanno messo questa armatura di cuoio senza chiedere un cazzo, perché ero pieno di... avevo un gilet di seta, una lunga veste sotto al gilet, un pochino un mercante bizantino. Ok, dai. Frizzantino. È frizzantino come mercante, dai. Quindi mi hanno un po' sgualcito i vestiti, però detto questo, no. Ragazzi, il viaggio è veramente complicato, complesso e in certi casi sconvolgente, almeno per il vostro stomaco, ma non sarà mai come l'atterraggio. Quindi, improvvisamente il capitano allerta,
sganciano dei ganci di metallo attaccati a una struttura invisibile che dovrebbe essere all'interno della zattera. Non vedete i ganci, ma sentite solo il comando del capitano. Poi, quando arrivate a 150 km all'ora, volando su questa zattera, vedete che ci sono delle enormi corde tese nel canyon. È esattamente come un jet che atterra su una porta aerea. Minchia. Arrivate a 150 all'ora e c'è un momento esatto in cui agganciate le corde, il contraccolpo vi sbalza in avanti e sentite tutta la zattera che scricchiola come se fosse pronta improvvisamente a trasformarsi in una lattina di legno. Ma questo non succede, la zattera resiste e piano piano viene di nuovo agganciata al fianco del canyon, dove voi venite accompagnati velocemente dal capitano in un'altra piccola grotta in cui l'equipaggio scende insieme a voi e sotto gli ordini perentori del capitano venite sganciati dall'armatura mentre i suoi uomini riaccendono delle torce che erano probabilmente spente da moltissime settimane se non mesi e vi ritrovate in una piccola grotta. Bene, la mia missione finisce qua. Gli emissari della principessa mi avevano avvisato un passaggio solo. Io tornerò fra 3 giorni. Il percorso che mi riporterà qua è molto lungo. Come potete immaginare, posso percorrerlo solo in una direzione. Quindi mi raccomando, da Marte è a pochi minuti da qui. Non dovete temere. Da qui in poi il vento non sarà un vostro problema, ma soltanto un problema mio. Ma mica è stato un problema, no? Per noi è stato un bellissimo viaggio. Grazie, capitano. Io per una decina di minuti parlo soltanto a gesti, perché avendo fatto lo sborone davanti, ho una nausea interiore che se aprissi bocca si noterebbe. Siamo a posto. Voglio dirvi un'altra cosa. Non capirò mai quelli che cercano fortuna da Marte. Nonostante sia la mia fortuna, e mi abbia fatto accumulare molto denaro e batte sotto l'armatura in cui si sente tintinnare la sacca di denaro che gli avete voi stessi consegnato, quello che state per fare è da pazzi. Arrivederci. Ma non stavamo cercando una persona? Se ne va? Beh, così sì, se ne sta andando, okay. Se stiamo cercando una persona, ha cambiato nome? Chi è Fortuna? Lo sentite rivociare. Forza ragazzi, non c'è tempo da perdere. In 2 ore saremo ancora all'avamposto. E non sarei sicuro che non siamo veramente pazzi, perché questo posto non mi convince affatto. C'è qualcosa di strano. No, ci siamo solo arrivati volando in mezzo alla tempesta. No, qualcosa di più strano. Ah, ecco. Non sono stato io stavolta. Anche perché con tutto sto vento. E non è stato neanche Gips. Vi conoscete abbastanza da poco per non sapere chi è Gives. Chi? Il mio assistente. Scusa. Vabbè. Mi si è infilata qualcosa. Tutto in cuore. Una persona del mio rango ha per forza un assistente. Non posso mica avere a che fare con i popolani come voi. Credo che tu l'abbia lasciato dall'altra parte. No, credo che sia la forma di vita che vive sopra di lui. Ah. Insomma, forse qualche prostituta in un organismo solo. Io guardo sopra a gatto. Sì. Uno viene considerato pazzo a parlare di time warp oppure è una cosa abbastanza regolare? Tra reclutati come voi, no. Però è un po' come. Se in città dice time warp, la gente impazzisce. È un po' come 10 anni fa. È un po' come 10 anni fa gli sconvolgimenti climatici. C'è chi ci crede, c'è chi no. Tutti sanno che meno male qualcosa succede, ma non tutti sono attivisti, no? Oppure ti prendono ambientalisti. Voi siete gli attivisti della situazione. Comunque prestate attenzione. Adesso a dove che ha nevicato nel Sahara, forse sto ci credo. Di te. Non so. Perché qui speriamo. Ci potrebbe essere qualcosa di distorto. So cos'altro deve succedere. Era tutto per vendere le canzoni di Angun. Esatto. Il tuo istinto ci ha sempre salvato, quindi mi fiderò di te. In caso questo soccorso è una manovra complottista per vendere i dischi di Angun. Quindi procedete con cautela e state attenti a toccare qualsiasi cosa che vi può sembrare un po' strana. Quindi non dobbiamo attaccare lui?
Beh, quello penso che il buon senso. Neanche il tuo moncherino. Sì, penso che basti il buon senso. Per non toccare lui, e lo indico con la spada, col moncherino. Levate la tua salute. Giusto, non toccate Gips. Potrebbe prendersela. Te l'ho detto che è la cosa che vive sopra di lui. Beh, ci siamo sempre fidati dei due consigli. Mi sembra che anche questa volta. Io, anche se esiste per... un'uscita da questa grotta, vi informo. Mentre ci abbiamo. Mentre loro si avviano, comunque mi mollo l'armatura di cuoio. Io mi metto sulla mia armatura normale, che ho scoperto avere un'armatura completa pesante. Consiglio. Quindi. Sembra molto comoda da portare. È studiata della mia armatura. Questa no, perché non è per combattere. Questa qua è per non pigliare i colpi sulla cosa. Io ho un'armatura quella ve l'hanno tolta. Ah, ce l'hanno tolta. Sì. Okay. Mi hanno... non è che ci regalano l'armatura così. Se sa mai. Mi hanno tolto l'imbragatura di cuoio. E io mi metto l'armatura. E se la sono ripresa. Anche io mi metto l'armatura e il sacco. Beh, ok. Cerchiamo questo argine e torniamocene a casa. Il tunnel è lungo, è buio. Immagino che qualcuno di voi prenda una delle torce che non sta. Io vedo al buio. Io prendo una torcia, l'accendo. Dicono 50 torce la testa. No, vedo al buio, non mi servono con questo BG. Ci sono solo 50 torce. È l'ultima torcia. Vabbè, io accendo una torcia. È l'ultima torcia nel tempo. Sei più alto, fai più luce. Ci saranno più torce. È la tredicesima era dell'ultima torcia nei sette mari del nono del mondo. Del nono mondo. Vabbè. Cioè, la più grande marchetta della storia. Il gioco di ruolo. Sì. Esatto. Ma voglio dirvi una cosa. Quando sbucate all'aperto, tutto è diverso. Il cielo è azzurro. Non ci sono nuvole. È come se foste al centro di questo enorme uragano. Nell'occhio del ciclone. Non mi piace per un cazzo. Uno snack? Lungo un sacchettino molto sporco. Piccolo. Il viaggio mi ha messo un po' di nausea. Flashback. C'è una persona che sa abbastanza bene dove state andando nel vostro gruppo, che è lui. E se fortuna vostra non sono io. Essendo un cronoguardiano, cioè uno di quei pazzi che hanno deciso di riparare il tempo su Scintiara, sa bene che la più grande ferita sulla superficie di Scintiara è la città di Damarti, la più grande ferita del tempo, perché è quella rappresentata proprio qua nel retro del manuale. Nel retro del manuale. Un'enorme metropoli che, da quello che secondo voi è il futuro, voi considerate che voi non avete mai visto Star Wars, Star Trek, eccetera, quindi avete un'idea di quello che è il futuro, molto più vaga di quello che la nostra cultura ci permette di sapere. E poi in ogni caso Mare Stellari è il passato. Esatto, ma per quello che ne sapete voi, questo è l'aspetto che avrebbe una città del futuro, cioè un'immensa distesa a diversi livelli di metallo spento. E questa enorme metropoli, tu lo sai, sembra essere arrivata dal futuro, ma nel tuo passato, è già lì da molto tempo. Ed è rimasta stabile solo per un motivo. Questo lo sai solo tu, dopo è scontato che per, non lo sappiate voi. Già. Voi lo sapete magari solo per vaghe dicerie, lui ne ha una conoscenza più precisa, perché il patrono della tua setta, dei cronoguardiani, Janus, sta costruendo proprio ad Amarti la famosa cronosfera. Quando sarà finita? Se mai sarà finita? In centinaia. E questa è leggendaria come cosa, la leggenda. Esatto. Janus la userà per riparare il tempo su Scintiara. My boy. Tizio. Scusa se ti ho tolto le dita dalla manuale. Ma la vediamo la città? Fra poco vedrete okay, la città. No. Però io so che stanno andando proprio lì. State andando proprio lì. È lì che oggi i Vaticini dei seguaci del seguito della principessa hanno previsto la presenza del principe dopo mesi di inseguimento lungo tutto Scintiara. Se quei babbioni hanno previsto sbagliato dopo questo viaggio li massacro di botte. Non credo che da tutti i giorni andare. Potete tirare adesso sul vostro sesto senso. Sì, yes. Un dado da 100 più il dado dei vantaggi. Ok. Dado vantaggi. Domanda. Questo qua Gibbs ce l'ha il sesto senso, però in questo momento
È a tua interpretazione. Lui vive con te, puoi usarlo quando vuoi. È a tua interpretazione sapere se prende il controllo lui oppure se lo devi attivare tu. Ok, allora per ora non prende il controllo. 81 e 6. Ma non ce l'hai il sesto senso. Ah no, devo, se ce l'ho. Lui tira. Tira per vedere se ce l'hai. Non ce l'hai. Hai detto tirando tutti il sesto senso, pensavo ce l'avessero di base. Ma... Io ho fatto 18. Eh? 18. 18, riuscito, perché tutti i personaggi, voi siete dei reclutati appena fatti, appena usciti dalla fabbrica, partono col 50% di forza interiore, perché, sì. E quindi fatto. Io direi di no, 76 e 60. Non so, quanti vantaggi hai? Boh, uno, totale uno. E quindi hai alzato la tua percentuale da 50 a 60, ma 76 non è abbastanza. Tutto chiaro la regola? Chiarissimo. Sì, questa è l'unica regola del gioco. Quindi una volta che ci si impadronisce del dado asset, sì, sì. Il resto è in discesa. Bene. Chi ha fatto il tiro? Tu. Che ti chiami? Montagna Solitaria. Montagna Solitaria. Approfittando del suo olfatto sopraffino, dice: il mio olfatto non mi dice niente, ma in realtà sento che c'è qualcosa attorno a noi. Siamo in pericolo. Fate attenzione. L'ho già detto. No, non è un fate attenzione generico, è un fate attenzione adesso. Adesso? Mi vado intorno. Esatto. Chi ha l'ardire di attaccare Dinar e i suoi servitori? Adesso lo so. Attaccare? Caravan controlla. Difendetemi! Mettiti! Io intanto smettiti da solo dietro! Smettete di urlare per evitare di tenere d'occhio Argia e proteggerla. Tengo d'occhio chiunque! Io faccio due passi avanti per iniziare a andare verso dove dobbiamo andare, però prestando attenzione intorno. Ok, siete in un camminamento circondato da rocce. Le rocce sono alte, un'altezza media di una ventina di metri. Il camminamento è tortuoso, quindi non avete una grande visibilità né davanti né dietro. È un camminamento scavato o un camminamento naturale? Cioè tipo un canyon naturale? Naturale. Naturale. Anche se il fondo è piatto, probabilmente okay. Nei secoli si è creato una specie di strada di terra. Tu controlla retro, io controllo sopra, tu controlla davanti. Perché a me le retroie? Perché hai armi a distanza? No. E allora controlla le retroie? Va bene. E, e io punto sopra e tengo d'occhio se qualcuno ci attacca. È una logica in make-up. Cosmo o vuoto? Cosmo immagino sia blu. Vada già. Beh, avanziamo allora. Quindi cosa fai? Mi metto nelle retrovie, ma siccome nelle retrovie c'è anche Dinar... E Jeeves? Jeeves lo sai tu che c'è, quando mi riguarda non c'è. Giustamente. E lo tengo particolarmente d'occhio perché in fin dei conti mi sembra un po' fuori luogo qua, questa specie di gatto spelacchiato. Che vuole camminare sui muri. Esatto. Quindi state continuando a camminare, tu stai... guardando le retrovie, seguendo l'ordine della del cronoguardiano, scusami, e... Io sono davanti. Tu sei davanti a tutti. Bene. Mi fai una prova di intuito usando tutti i tuoi bonus dell'olfatto. Ok. Hai visto il naso che ti ritrovi? Ok. Quindi più 3. 31... Beh, con 2, quindi era 70, quindi sì, 31, ci sono. Perfetto. Dovresti avercela fatta. Senti dell'odore di pelle di resti, pelle umana, di sudore. Qualcuno ha corso per arrivare vicino a te, probabilmente è in alto, non è tanto distante. Tiro su la mano e faccio segno, cioè la mano, sì, la mano. Io mi passo la mano sana sugli occhi e invoco il totem dell'aquila. Ok. Bravestar. Che effetti ha visibili?
al momento si sente molto lieve, proprio bassissimo, quasi sussurrato verso Manimal, quello di Manimal. No. E i miei occhi per un istante si ribaltano, diventano bianchi per un millisecondo, in cui a me sembra di vedere da centinaia di metri d'altezza, ma in realtà non vedo niente perché è solo un istante, e poi tornano e sono un po' rapaci. Ok. Anche i miei occhi sono rapaci, ma solo per le puzzelle. Devo tirare, no? No. Devi solo spendere. Ok. Ok. Questo... Guardo bene in atto, poi se in caso arriva qualcosa. Ok. Ti permetto di fare, se hai dei bonus, anche, vista il tuo sguardo. Dovrei avere più uno alle prove basate su ipersenso vista. Fai una prova con un più uno in totale, perché il tuo intuito di base sarebbe meno due, è diventato più uno. Ok. Quindi con un massimo di più uno. Esatto. Facile da confermare. 57, infatti. Confermato. Esatto. Ho fatto 47. No, in realtà ho fatto 57 su 60. Okay. È la stessa cosa. Ok. Sei attirato da un luccichio. In effetti, sopra di voi, qualcosa di metallico ha riflesso la luce del sole e poi è sparito dietro una roccia. E il fatto che sono avendo usato il totem, c'è scritto proprio che sono attratto da oggetti luminosi. Inizio a cercare se c'è un modo per salire. Hai sbagliato la pace, non era la vista dell'aquila, era quella della vista della ganza. Siccome voi stavate avanzando, lui si è fermato, il suo comportamento è abbastanza evidente. Sta cercando disperatamente di salire su. C'è qualcosa su. Ok. No, se vedo che loro vanno un po' più avanti. Dove? E cosa? In questo momento i miei occhi sono un po' più azzurri di prima e la mia voce è più bassa. Un bagliore lì, troviamo un modo per salire. Si potrebbe tirare qualcosa da qua sotto. Mi arrampico. Ma che? Troviamo un modo per salire. Ok, cerca di non essere aggressivo. In veramente pochi secondi, perché per te è come camminare su un prato. Tu superi la ventina di metri di dislivello. Tenendo la mano sotto la tunica straccia sui pugnali. Ok. Che sboro. Quando sbuchi oltre, ma tanto, ti trovi davanti un bambino che dimostra circa 6 anni. È completamente nudo, è bianco, è albino, ha i capelli bianchi anche. E la pelle chiarissima, delle piccolissime, quasi invisibili lentiggini, le labbra carnose, ti guarda e ha in mano una specie di sfera, una sfera metallica che ha una specie di cilindro trasparente che pulsa una strana luce giallastra. E poi ti dice: "Anastina! Astianina! Stinianina!" Io inizio a arrampicarmi. È zolcaniano Astianina! O arcosiano? È zolcaniano o arcosiano? È zolcaniano o arcosiano? In realtà no. Però io sono cosa anche abbastanza linguista. Strana perché... ok. Quindi cercherò di capire che cosa mi sta dicendo. Magari non è una lingua che conosco perfettamente. Qualche assonanza... Perfetto, questa è un'ottima cosa. Fai una prova di linguista. Prova di linguista e ho un più 2 di bonus, di vantaggio. Quindi è 49 più 2, ho fatto 3 col dado, quindi arrivo a 2. Quindi perfetto. Abbondantemente. Perfetto. Qualche parola. Arrendetevi subito. Bomba. Dammi. Non credo che mi stia chiedendo di dargli una bomba. Io alzo un attimo le mani, mi sporgo verso di sotto. E lui sta faticosamente. Fai una prova di velocità a più 2. Okay. Quindi totale di più 2. Perché ho meno 1. Esatto. 63. Fatto. Più 2. Sì. 70. Perfetto. Inizio a arrampicarmi su. Ti arrampichi abbastanza velocemente. Mi sto sporgendo in verso di voi, urlandovi, arretrando un po' dal bambino, urlando: "C'è un bambino con una bomba."
No, io mi fermo, no, mi fermo tipo un metro sotto, se riesco a stare attaccato. Sì, sì, sì. E vedo se riesco a lui a fargli un segno, tipo se riesco faccio... Che in radio hai fatto? Gli ho fatto un gesto, non so se l'ha capito lui, prima vediamo cosa ha interpretato lui. Parte che non l'ho capito io, esatto. Tu interpreta, tu interpreta quello che ho fatto e poi raccontiamo. Immaginavo che la SWAT qua... racconta cosa ha capito il tuo personaggio del gesto, così la radio si capisce. Quello che ha capito è, riesci a dargli uno schiaffo. Ale, dal gesto che hai fatto, se vedo che mi guardi, se vedo che mi guardi stupito, ma in questo momento non sono uno scherzo. Io gli faccio vedere la lama. Intanto faccio comunque un passo indietro. Scheriavas. E allungo la mano sotto alla tunica. Io sto pronto a saltare su se sento rumori strani. Tirando fuori lentamente un pugnale. Scaravan. Lo butto per terra. Faccio un passo indietro. Si avvicina a prendere il pugnale. Si avvicina al bordo? Sì. Vedo qualcosa dal metro in cui sono sotto, sento rumori particolari. Uno si avvicina. Beh, sono veterano, quindi direi di sì, un po' sì. Quindi mi sporgo sopra per vedere se lui si è allontanato, se vedo qualcosa e se vedo qualcosa che potrebbe sembrare non lui. La mano di Bruno. Arshan, hai un consiglio prima che saltiamo tutti in aria? Voglio prendere la gamba e lo sto cercando. È la mano che è in avanti. Ah, lo prendo la mano e lo tiro giù di sotto. Ho capito. Mi spiace per voi due, ma... Non è difficile? Hai un più 2 rispetto a una prova di lotta. Non hai lotta, quindi usi combattività. È una prova a più 4. Dai. No. Ok, ho ancora tempo. Non posso descrivere qualcosa per spendere da fare per migliorare il tiro dopo? Se sei umano hai fortuna, puoi invertire i dadi 2 volte al giorno. E questo diventerebbe? Un 48 fatto. In fortuna. È strano che abbia già iniziato a spendere qualcosa. Certo. Ho chiesto apposta per quello. Lo liscio. No, perché all'inizio provo a prenderlo con la mano con la spada. Ah, no. E mi dice, no, faccio prendere la mano. Allora la pianto sopra per fare leva. La pianto sopra, allungo l'altra mano e lo tiro di sotto. Ok, risultato di questa azione che ti immagini? Il bambino che fa? Che precipiti di sotto e si schianti. Io cerco di prenderlo al volo mentre cade, non ce la può. Cioè, il mio senso è disarmarlo e fargli cadere la bomba. Poi se si riesce a salvare sotto dalla caduta non muore, non è che poi vado lì e lo finisco. Però gli voglio fare male. Il bambino sta cadendo, rischia di morire sicuramente. Cambio incantesimo. E puoi fare una prova di velocità. Scusa, per cercare di acchiappare. Vai. Velocità. E tirare dei dadi. No, quella è la felicità, è tirare dei dadi. E non ci posso Albano. Sommare niente, penso, perché no. Anche uno. Oh, 60, in teoria, quindi passo. Passato al pericolo. Quindi col pareggio lo passi? No, beh, ho fatto 57 più uno strumento. Ah, ok, pensavo avessi fatto 60. No, 60 è... Cerco di afferrarlo al volo. Vuoto? Sì. Ok. Un eroe del vuoto. Mi ha stimolato l'anima Claudio prima dicendomi sei Grindan. Ma la bomba è caduta col bambino? Sì. Okay. Ora. Meglio, era quello che speravo. Tu attacchi il bambino. Grazie. Il bambino. Lui l'ha urlato. Comunque si deve essere slogato qualcosa. Vabbè. Ok, e in parte anche tu potresti esserti ferito. Fammi vedere se hai un'armatura in grado di assorbire l'urto. Un'armatura sì. Completa. Quindi il bambino muore. Bravissimo. Il per bambino fortuna non ha quelle tue con gli spuntoni. Hai sempre meglio su di te che per terra, ma si è fatto male. Si è slogato qualcosa, ha un livido e il gesto che vedi che fa, la prima cosa che fa è ti guarda con
l'odio, un odio così semplice e diretto come solo un bambino potrebbe esprimere, e dopodiché prova, sta facendo il gesto di toccare uno strano oggetto rotondo nelle sue mani. Lui l'ha urlato, è una bomba. Una bomba, evidente, l'ha urlato, però io di lui mi fido fino a una certa soglia. Detto questo, dovresti fidarti di Gibbs. Vedi uno che lancia un bambino di sotto? Sì, perché è uno stronzo. No, cioè, per me sì, però si potrebbe pensare. La mia prima idea è: ha detto, bomba, è caduto il bambino. Gli spezzo un braccino. Lo sanno, però gli spezzo un braccio, esatto. Perché non si sa mai. Cristo santissimo. Prova di combattività. Hai un più. Sai che bastava tenergli la mano, no? Hai un più 2 in totale. Sono impulsivo. 3. Più 3 in totale. Anche afferrargli la mano al volo è essere impulsivo. Questa è una scusa, ma è la stessa che uso io per averlo lanciato, perché sotto totem sono aggressivo. 58 più 1, 60 e sono ancora dentro. Sempre più al limite, eh? Sì. Ah! Allora, tu sei un po' deboluccio di fisico. Un filino. Sì, diciamo che è impossibile essere più debole di te in questo gioco. Sì, ti slomi tu cercando. Il da creatore è una cosa fantastica. Meno due. È meno due. No, è possibile, ma non per un umano. E riesce ad allontanargli il braccio, non propriamente a spezzarlo, posto che si è danneggiato già abbastanza cadendo sulla tua pesante aromatica. In questo momento ti ritorno quando hai cercato di rubare delle caramelle a un bambino e non ci sei riuscito. Il bambino è forte, bambino meno di te. Okay. Quindi riesci a allontanarlo dall'oggetto, ma non a spezzargli il braccio. Immobilizzatelo, toglietegli la bomba. Tu a mani nude non fai danno, questo no, tranne fai un punto ferita, diciamo. Che è il minimo che si può fare facendo un tiro, però non puoi arrivare neanche al dado da 10 perché hai meno 2 di potenza. Oh bambino, basta, fermo, non toccare la palla. Lui impreca nella lingua che ho già abbinato prima. Ma il punto è che la lingua tanto non la capiamo in nessun santo tranne modo. Lui Arshan, togliti la bomba. Ho anch'io linguista, eh? Anch'io linguista e ho delle lingue, c'è la Whisper e un paio di linguisti oggi. Vabbè, io nel frattempo, per vedere se posso aiutarlo. Minchia, anche no. Anche no. Tu senti soltanto capo, clan, giorno, gloria. Credo che ci stia minacciando. E intanto chiedegli la bomba. Vorrei sopra a sto punto. Io intanto vorrei provare a calmarlo, sì, con sentimento indotto. Ottima idea. Bene, ci è voluto come sei tu che decidi il rituale, come lo fai, in che modi e in che tempi. Allora, io come ho avuto tutto il tempo di focalizzare la sua voce, di studiare la sua intensità vocale e di lanciare un incantesimo che sia una controvoce, in modo tale da annullare tutta questa sua energia negativa che sento provenire da su di lui. In effetti è carico di un'energia negativa che gli dà uno stress che è esattamente come un elastico, adesso è stato tirato in un modo, tu riesci a potresti riuscire a sfruttare e mandare esattamente dall'altra parte. Quindi ti do un più uno al tiro sul lancio di questo incantesimo, ulteriore a quello che già hai. Dovresti avere un più 2, quindi in totale di più 3. Ok, cioè 21 e... Spendi i punti che devi spendere in punti spirito. 20. E gli induci il sentimento de... Lui ha una prova per resistere, c'è scritto lì. Resistere ego. Perfetto. Non c'è il sentimento della calma, ma c'è sì, scritto altri sentimenti relativi possono essere concordati. Va bene. Va bene. Ok, lui non resiste e quindi si calma, si rilassa quasi eccessivamente, come un bambino che dopo aver giocato troppo, urlato troppo, pianto troppo, gli viene sonno, ok? Tra le tue braccia si accascia e tu lo vedi
e vedi anche i suoi lividi sulle gambe e i lividi sul braccio che gli hai teso, mm-hmm. e gli occhi arrivano a mezz'asta e lascia cadere l'oggetto. Non succede nulla. Gli do un calcio. Però se dovevo fare così, ci mette 30 secondi a cadere quella cosa. Esatto. Aspetta, ah. Arralletti, va, perché c'è, perché c'è la distorsione. Non ho forza, ma ho parecchia velocità. Posso, mentre sta cadendo, calcio in sospensione al volo lontano. Lo batti di sopra. No. Allora, dai, neanche tu sei così stupido da prendere a calcio una bomba, Manto, dai, non f- cioè, lo allontani. Distrazione, per concentrarmi più di qualche minuto devo tirare, impossibilità. Sono passati 6 secondi, non qualche minuto. Però aspetta, in intuito a meno 2 come in forza. Cioè, guarda. Ma che personaggio bello. In questo caso mi sa che sì, è più ragione che intuito. Mentre lui prende a calcio una bomba, non è che devi avere un'intuizione. No, devi però averci ragione. Però, aspetta, però il problema è che ti viene istintivo, perché non sei abbastanza pronto di riflessi. Bello. Va bene, dai. Quindi l'allontani con un calcio. Mentalmente, e mentre io mi avvicino per porgergli i primi soccorsi, il culo. Ok. No, guarda, non ho bisogno. Io mi avvicino a lui, cioè a lei, la scanso e provo a usare la pranoterapia sul fanciullo. Ok. Perfetto. Ma lo volete? Mi dai il libro? O che siete femmine, avete bisogno di Ce l'ho come abilità, è aura, percepisce l'aura di un essere, esercita pranoterapia. Ok, non mi ricordo il costo. Più 3. No, più 3, vabbè, tira intanto. Mi dai il libro. Molto volentieri. Vai. Prego. No, scusa. C'è gli incantesimi qua. Questo è un personaggio sessista. Chi? Non solo sessista, prendi al volo i bambini, gli spezzi le braccia. Allora, 54 meno 2 diventa 34, per cui l'avrei fatta. Perfetto. Ok. Ok. Innanzitutto percepisci un'aura. L'aura di questo bambino è piena, è luminosa, è energetica. È un bambino nel pieno delle sue capacità psicofisiche. È perfettamente conscio e sano, tranne che nei punti in cui si è appena fatto male, in cui percepisci al posto dei normali strati di colore che circondano il suo corpo uno strato nero, scuro e doloroso. Imponendo le mani e spendendo 10 punti spirito, okay, riesci a lenirgli il dolore e a riattivare la sua guarigione. Sai che in poche ore il livido scomparirà, e come anche il dolore. Ok. Teoricamente, ragazzi, io adesso vi sto attribuendo io i punti per il vostro comportamento tipico. Mm-hmm. Nel gioco normale ve li attribuite da soli. Ok, ma siccome voi non avete familiarità, certo, vi sto suggerendo io quando prenderveli. Una tipica azione di un puro potrebbe essere questa. Potete prenderla adesso, potreste prenderla dopo. È una volta a sessione. Mm-hmm. Ok? Comunque, l'evitare un conflitto sicuramente, il curare magari no. Insomma, però in realtà siete voi che decidete se secondo voi avete, certo, interpretato il vostro ruolo o meno, non sono io. Ma mi ho evitato una bomba, sarebbe meglio lo status quo. Vuoto o Cosmo? Cosmo. Bravo. Ok. Sono per la vita, non posso essere negazionista. Il bambino, l'insieme dell'incantesimo che l'ha calmato e della tua pranoterapia, si addormenta. Io recupero il mio pugnale, lo rinfilo sotto, i miei occhi tornano gialli e guardo Calt e gli dico: beh, perché siamo ancora qui sopra? Ormai non c'è più nulla da fare, no? Le ricchezze ci aspettano di sotto, nessuno ci darà dei soldi se stiamo qua sopra, e una persona del mio calibro non può certo aspettare che voi abbiate finito di fare quello che state facendo. E inizio a scendere lungo la parete. Ok. E c'è ancora la vista così. Cioè, lui ha fatto questa scena e tu ti stai guardando. Sì, sì. Vabbè. Ok. Tu vedi da lontano una guglia. Una guglia che riflette il sole. Quindi una strana guglia che potrebbe essere fatta di vetro o di metallo. Ma qui è piatto il terreno sopra il crepaccio. Era una specie di crepaccio. Sì, esatto.
Mi può sembrare sensato perché io, Robè, non sono un grande cacciatore. È pianeggiante, ma non è piatto, ci sono rocce, è difficile da io vedere. Non sono un grande esploratore cacciatore, mi immagino un personaggio un po' più di me. Sì. Mi può sembrare un'idea sensata continuare io rimanendo su per tenere un po' d'occhio. Però rallenteresti molto. Perché è più... Ok. Rallenterei molto. Rocce taglienti. Nelle due settimane di flashback allora che vi ho detto giù. Prima no, di allora viaggio l'ho incontrata parecchio e sai che è difficile. Provo ad arrampicarmi di nuovo tornando giù. Ok. Tira. Tu vuoi tirarti? In realtà potresti non farti male. Perfetto. C'ho più tre. E torno giù. E tu non mi ricordo come ti chiami? Dinar o Jeeves, a seconda del momento. Dinar o Jeeves. Jeeves come maggiordomo. Sì. Dinar. Ce n'è ancora se vuoi. Dinar. Meno male che hai risposto al primo nome perché l'altro non lo ricordavo. Lui non rallenterebbe tanto se va su, visto che si muove. Sì, effettivamente. Cosa ne pensi? Sarebbe un'ottima idea se tu controllassi da sopra. Io controllare da sopra? Un uomo del mio calibro? Uno skirt ricco e potente come me non si presterà mai ad arrampicarsi su una spianata di roccia fastidiosa e pungente. Uno skirt ricco e potente come te preferisce guardare dall'alto verso il basso gli altri. No, preferisco che gli altri facciano da scudo a me nel caso ci siano altre bombe. Calt, non convincerlo. Starà parlando al contrario? Ha detto che va su. No, è saggio. No, ho detto che resterò qua giù perché voi siete i miei scudi di carne. È quello che penso. Esatto. È così che ragiona. Io vado a vedere la bomba allora. Dov'è finita la bomba? Improvvisamente. Il tosse che fa l'altro voi mi faccia esplosere. Come sentiva? Perché ho capito il tuo discorso di parlare al contrario, ma lui no a quanto pare. Ma io comunque ho parlato. Dov'è finita? Non è difficile ritrovarla. È in un angolo. Non sono calciata potente. Lontano. L'ho calciata bene e vicino. Posso capire se ho già visto qualcosa del genere? 6-7 cm. Puoi fare una prova di controllo temporale. Comunque il suo calcio l'ha spedita ben 6-7 cm più in là. L'ho presa da Dio, aveva un effetto. Quei 7 2, centimetri. 70, 73. Con 3 vantaggi, però. Scusa, sì, allora avevo fatto 3 o un po' di più. No, di tiro. Mancata. Perché ma poi come è diventato 70, ma hai fatto 73. Giusto, perché massimo più 20, sì. Ma poi come faresti a ritirare? Potrebbe invertire di nuovo. Invertire? No, non lo faccio però. Invertire? Allora. Decine con unità. Umani. La trovi. È evidentemente un oggetto paradossale, nel senso che non hai mai visto un metallo di questo tipo trattato in questo modo con un oggetto luminoso sopra. Quindi di solito qual è la pratica quando trovo qualcosa che non voglio toccare perché non capisco? Non toccarla, ma lasciare lì. Cercare di eliminarla, oppure non so se tu hai non so se ce l'hai le capsule quelle che contengono. Sì. No, non ce l'hai. No, per l'invenzione. Quindi niente. O tenerla per preservarla dagli altri, ma con tutti gli annessi e connessi, oppure... Però è finita in un angolino. Sì. Riesco, lui l'ha presa a calci, riesco tipo a spingere in un posto, coprirla un po', tipo per nasconderla, in modo che sia molto difficile... Fai in modo di nasconderla, ok. Ah, stai nascondendo i nostri tesori per recuperarli più tardi, ottima idea. Come cavolo? Non rispondo e vado avanti. Cos'altro fate? Avanzate? Beh, io sto... Il bambino che sta dormendo ce l'hai in braccio tu? No. Ce l'avevi in braccio tu? Sì. Mentre ce l'avessi in braccio. L'ho preso io. Ma... Me lo sono dimenticato. L'avete lasciato lì? No, lo prendo io. Lo tieni in braccio? Sì, lo tengo solidaria. Io ti seguo. Parlava di un qualche capo, ira, vendetta, qualcosa del genere. Beh, d'altra parte con una bomba mi sembrano minacce normali. Bene. Qualora... Che sia lui il capo clan? Potrebbe non essere anche lui un uomo ricco e potente come me, in effetti. Sarà stato mandato. Dall'aspetto sicuramente non è una persona di cui prendere sotto gamba. Sarà soprattutto stato bombe, mandato eh? Da qualcuno. Ma le bombe anche se le prendi da tra le gambe non è il massimo, eh? Beh, tu ne hai presa una sopra la gamba, siamo ancora vivi. Ottimo lavoro. Grazie.
Qual è il mio? Stai attento, c'è un bicchiere. Questo è il mio? Sì, con le bombe tra le gambe? Io credo che con oggetti che non sono... Non è giusto che siano qui. Quella roba tremendamente buona. Perché è alcolica. No, è un oggetto paradossale. Ah, ottimo. Cioè, non ci ho pensato. Due aggettivi bellissimi. Un taglio solitaria. Io credo che... sesto senso. Io credo che la cosa migliore per evitare altri guai sia proprio portarcelo dietro ed eventualmente... usarlo come scudo, ragazzi. No, riconsegnarlo al suo clan. Davanti ai vostri occhi... Beh, ma non possiamo usare una persona così importante come scudo. O come moneta di scambio. Ma non è uno scudo e non è una moneta di scambio. È il capoclan, esatto. Io voglio portarlo al suo clan. No, lui è il capoclan. Quando il clan arriverà, lo consegneremo. Beh, un capoclan in braga il proprio clan, praticamente. No, non ha le braghe. In braghe. Cioè, il punto è quello. Non ha le braghe, perché lui stesso è una braga che imbraga il resto del clan. Quando abbiamo finito con l'idiozia. Questa è la frase che dicono per umiliare i capi mafia inglese. Tu imbraghi il tuo clan. Io penso che durante questo viaggio sto scrivendo un libro sulle sue frasi. Sugli scherzi. No, ragazzi, ho intuito 0 e ragione meno 2. Ecco perché un libro su sono molto peggio. Ho meno 2 meno 2. Gli aforismi degli scherzi. Ma sono un po' di quelle poesie Vargon. Ho dei fan di Scintillare che mi riempiono di thread sulle, sulle leggi all'interno delle cose. Sono come le poesie Vargon, allora, non le puoi ascoltare esatto, così esatto. Tanto. Ma ragazzi, andiamo. Quello che succede davanti ai vostri occhi è che improvvisamente l'azione accelera. Immaginatevi il ricordo di quello che è appena successo accelerato. Mm-hmm. Vi trovate però... il tempo ve lo faccio rirallentare mentre state guardando da Marte. Oh, cazzo. Negli ultimi centinaia d'anni la natura ha cercato di riconquistare la città. Enormi sequoie hanno cominciato a bucare i soffitti di vetro e metallo di questa enorme distesa di costruzioni. Capite che sono costruzioni, almeno intuite che sono costruzioni, ma neanche questi giganteschi alberi riescono a competere con la maestosità di questi palazzi che raggiungono i 300-400 metri. Mm-hmm. Non c'è una luce, tutto è spento, e per quello che riuscite a capire voi del futuro, il futuro è una selva di enormi costruzioni di metallo morte. La prima cosa che vedete davanti a voi è, dopo aver superato un boschetto, è una piazza. Allora, non vi faccio tirare neanche, perché è abbastanza evidente che tutta la situazione è instabile. Voi che avete sesto senso la percepite come una forte instabilità, ok? Percepite di essere in pericolo, ma percepite anche qualcosa che miracolosamente sta tenendo tutta la situazione in equilibrio. Tu probabilmente sai di che cosa stiamo parlando. E senti comunque che l'intera città è tremendamente paradossale, cioè è il più grande il mio controllo temporale sta facendo il più grande insieme di oggetti paradossali esatto di Damarti, ma qualcosa miracolosamente tiene tutto in equilibrio. Quello che voi tre percepite molto chiaramente è che questo equilibrio è precario. Il bambino continua a dormire, nonostante abbiate passato qualche minuto camminando. Evidentemente o aveva uno stress eccessivo prima, oppure si è calmato grazie ai vostri incantesimi e alla pranoterapia. Questo è ancora tutto in piedi, solo grazie. Quando grande Janus. C'è rumori particolari che distingo? Finisco di descrivervi una cosa. Quando i vostri occhi scrutano meglio la piazza che avete davanti a voi, è una piazza apparentemente senza viali o strade per uscire, anche se ha camminamenti, scale, pareti di rocce vetro, rovinate, eccetera. Non vi aggiungo ulteriori dettagli perché mi aiuterete voi eventualmente a descriverla se e quando interagirete con essa. In mezzo alla piazza, circa una ventina di metri davanti a voi, c'è una figura minuta, ha la pelle di uno strano colore verde grigiastro,
La forma della testa è conica, molto simile a quella di uno zolcaniano, anzi potrebbe essere uno zolcaniano, vista anche la bassa statura, anche se ha una strana insenatura nella testa, come se una botta o qualcosa gli avesse generato un incavo. La brutta botta. Esatto. Vi dà le spalle, ha una veste molto semplice, è a 20 metri, quindi lo vedete abbastanza bene, non è distantissimo. Ha i piedi nudi, un saio molto semplice, ha la testa piegata in avanti e ondeggia avanti e indietro. C'è qualcosa sotto i suoi piedi, ma davanti a lui, quindi non lo vedete bene. Dopo pochissimo, vi raggiunge agli orecchie anche il suo parlottare. È una specie di litania che lui pronuncia non in linguaggio zolcaniano, perché sennò nessuno di loro avrebbe potuto sentirlo, ma in linguaggio umano, anche se non riuscite a riconoscere le parole. Prego, scusami se per però. Dinar è sicuramente ricco quanto te. Beh, no, io sono chiaramente più ricco. Allerta. Chiaro. Fucile allerta. Dopotutto, una ricchezza come si misura? In base al saio. Non solo in base al saio, in base alla quantità di cervello che uno ha. Queste parole, nel silenzio assoluto, per chi mi chiedeva di rumori, sì, rimbombano nel metallo e nel vetro della piazza. Io sto spingendo lui. Senti avanti. La mia voce come possente, solo una persona di alto rango come il mio può avere una voce così imponente. Il vulcaniano presunto reagisce all'eco delle parole? Solo dopo questa seconda frase, per un momento, ha una pausa. E dopodiché ricomincio. Io aspetto che si avvicini lui per parlarci. Io provo a parlarci in zolcaniano. Da dove? Visto l'eco. Siamo alla ventina di metri a sto punto. Sì. Comunque sono ultrasuoni, quindi dovrebbe arrivargli da. Sicuramente. Ok. Chiedi. Vuoi che loro sappiano cosa gli dici? Vuoi dirlo a me? Vuoi dirlo a tutti? No, diccelo. Possiamo disturbarti. Perché se diceva te li ho portati i sacrifici iniziava a girarci i coglioni. Ma quel ciccinino. Esatto. Si interrompe di nuovo. Scusa per il rumore e si gira facendo i miei compagni. La faccia è scavata, le guance magre e rugose. Gli occhi sono sottili, completamente neri, acuti, brillanti. Riuscite a vedere il luccichio nei suoi occhi anche alla distanza in cui siete. Si gira e dopodiché risponde in zolcaniano, quindi senti solo tu. Andatevene o restate, ma non disturbatemi. E dopodiché si rigira e ricomincia il suo parlottio. Vedi, non risponde. Mi scusi, signore! Signore? Ehi, fai piano, non vuole essere disturbato. Parlate. Non lo sto disturbando, gli sto parlando. Signore, ma... si inginocchi! Forse non sa con chi ha a che fare. Io sono Dinar, loro sono i miei compagni. Ti prego, e con me c'è il mio assistente Jeeves. E faccio per tirargli per la veste, poi... Inorridisci al contatto con lo schifo. Vabbè. Lascia parlare Arshan. L'ho fatto, non risponde, quindi parlo io. Ci ho parlato in una maniera non rumorosa. Sono telepatici, sono zolcaniani, lo sanno tutti. E quindi? E quindi ha chiesto di non... Ma gli manca un pezzo di cervello, magari non sente le cose. Ma cosa dici? Ti ha appena detto che ha risposto. Ha parlato con me, non vuole essere... Tu l'hai sentito? Parla piano. No, sono telepatici. Questo posto. E quindi come facciamo a sapere che effettivamente ha risposto? Perché ce l'ha detto lui? Io dico ancora in zolcaniano, scusateci per il disturbo, non vogliamo. Beh, però mi pare più corretto che qualcuno risponda quando un uomo della mia portata e levatura parla con un... Secondo il contorno, fai meno casino per favore. Perché chi dovremmo disturbare? Lui. E a questa frase, dopo, perché chi dovremmo disturbare, Cristo, succede qualcosa. Una parete di vetro e metallo che era appoggiata in modo precario
nell'angolo estremo a destra della piazza in cui siete viene spostata, qualcosa la sposta e cade sfracellandosi sul pavimento in mille pezzi. Qualcosa si muove e abbastanza velocemente, tanto che ve lo descrivo prima che voi possiate in qualche modo reagire. Vedete prima una mano e poi un corpo uscire. È uno strano essere, mezzo umano e mezzo metallico. Le parti umane sono separate dalle parti metalliche in modo estremamente netto, da strani ingranaggi. E in particolare ha la mascella completamente disarticolata che gli pende sotto la testa. E il torso è molto forte, robusto, come il torso di un umano particolarmente forte, e un braccio è metallico mentre l'altro no, e comincia a camminare. Una gamba è metallica e al posto del femore ha una specie di come si dice? Pistone. Di pistone che si allunga e si accorcia e gli dà questa andatura dinoccolata. Io strillo puntando il fucile: se sei un costrutto di Janus, fermati! Credo che sia un amico di carta. Si gira verso di te, non reagisce. Ma ti vedo mangiare in un momento come questo. E poi comincia a camminare verso lo zolcaniano. Con evidentemente, per quello che magari è sempre così, si sveglia così, ma ha la faccia minacciosa. magari si sveglia male, è solo brutto. Magari dorme male la notte a bocca aperta. Esatto. Poi fare una cosa. Magari gli sta portando il caffè, ecco, però. Perché io mi metto tra lo zio e il tizio, sempre puntando e ripetendo la stessa frase. Avanzi nella piazza. Sì, ok. È valoroso. Io mi avvicino a Darshan. Allora, giusto per spiegare un'altra regola del gioco, visto che probabilmente potreste agire in contemporanea, quando c'è un dubbio si agisce in ordine e sommando intuito e velocità. Ok. Più 2, meno 3. Il tutto va di solito tra meno 4 a più 4, in cui molti si attestano verso lo 0. In quel caso si decide. Okay. Tra più 0. Io non ho niente da decidere. 0, meno 3, più 1. Più 1. Più 2. Più 2. Meno 1. Meno 1. Avete tenuto il conto perché mi sono perso. Quindi. Lui è il primo. Primo, più due. Secondo, terzo. Terzo, quarto, quinto. Senza via di mezzo. L'alcol ormai è tale per cui io non me lo ricorderò. Usti. Io mi faccio più basso e più ingobbito. Gli occhi sono di nuovo azzurrini. E arretro per mettermi dietro a Caravan, il nostro mercante innamorato, spingendolo avanti dicendo: difendimi, non lasciare che mi colpiscano, né me né il mio padrone. Vai avanti! Ho capito! Che fanno tutto sto casino? Poi in più, aspetta un secondo, io parlo lo zolcaniano. E in zolcaniano dico allo zolcaniano: se questa è una tua creatura, allontanala e noi ce ne andremo subito. Aspetta, tu parli lo zolcaniano nel senso che Jeeves parla lo zolcaniano. Ah, ecco perché. Come fai? Io sono dopo, però... No, va bene, allora me lo dici dopo. Allora, dico solo una cosa adesso, alle tue parole lui non reagisce. Tu lo vedi di spalle, non sai neanche se sta guardando o non guardando dalla parte dello strano assemblaggio tra carne e metallo che non sta attraversando strano, la piazza. È un po' più strano di te, sì. Però. Però tra qualche anno. Immagino che il tuo sia un tentativo di sottrarti a un conflitto e chiedere aiuto. Se vuoi. Vuoto, assolutamente. Vai, così. Ma proprio. Ma se lo prendevi con l'altro personaggio era ordine, no. Beh, l'altro personaggio in realtà voleva mantenere l'equilibrio. Facendo casino? Chi era? Gianni Simo. Un danzatore. Dalla maggior parte degli abitanti del pianeta di Shintara sono considerati pazzi, ovviamente. Darshan.
credendo aver capito che questa sia una conseguenza del nostro casino. Ah, tu ovviamente hai sentito quello che gli ho detto. Appunto, sfrutto il fatto che gli zorcaniani parlano in ultrasuoni, non si capisce che parlano in ultrasuoni, e rispondo al posto del tipo che sta salendo. No, ma lui non sente gli ultrasuoni, lui conosce la lingua zorcaniana come la potrebbe pronunciare un umano. Non può parlare in... Ah, ok, quindi per... Ok, allora no, niente. A quanto ho capito io, quella creatura è una conseguenza del nostro disturbo. Leviamoci di qui il più velocemente possibile. Ottima idea. È la cosa più veloce da fare per evitare il minore sfargimento di sangue. Facciamo il giro largo e andiamoci. Sacrifichiamo Calte e andiamocene. L'ho sentito! No! Sono ancora avanzato, sono l'ultimo ad agire. Non sto parlando del cagnolo. No, sto parlando... Non lo so. Ah, ok, dicevo no. Ok. Io comunque non voglio spargimento. Si sta mettendo in mezzo, ci prenderà del tempo. Almeno avremo più tempo per scappare. No! Il minor tempo per scappare è levarci subito di qua. Muoviti! Però non ti okay, vediamo gli altri cosa fanno mentre voi battibeccate. Montagna solitaria. Io vado verso il tizio e cerco di toglierlo dalla linea della bestia. Ok, vai verso lo zolcaniano. Mm-hmm. Quanto ti avvicini lui, cerchi di arrivare a lui. Sì, cerco di arrivare a lui per spostarlo okay. Proprio fisicamente. Mentre stai camminando, improvvisamente cozzi contro qualcosa di invisibile a circa 3 metri di distanza da lui. Voi lo vedete, o improvvisamente ha deciso di ballare il mimo, o perché stai facendo la corda e le scale? E tutta un tratto è francese. Fa il muro. Esatto. O fa il muro, oppure ha trovato una barriera invisibile davanti a lui. Tu camminavi normalmente, quindi presumo che ti sia fatto un po' male, ma non tanto. Io mi romperei il naso in questo caso, ma... Il tuo naso è no, non te lo rompi, ma ce ne ho presi un paio di paniche per il cellulare. Più di un paio. Quindi? Anche porte di vetro. Sì. Ok. Io tocco con la mano. Qualsiasi cosa sia, reagisce come il vetro, ok, al tocco, ok, e qualsiasi cosa tocchi emana delle onde, proprio come se fosse una parete sottilissima di cristallo. Ok. E lui rimbalza lì. Sì, sì, io. E lo zolcaniano non si interrompe. Noto che però è sicuro. Senti le parole che dice perché sei più vicino. E dice: usa la maggiore forza contro se stessa. Usa la maggiore forza contro se stessa. Usa la maggiore forza contro se stessa. È quello di Rowan. Matteo, perché non è il tuo personaggio, è Matteo. Sì, già. Intanto salutiamo Marco, che è il creatore di Linare Gifs, che ci sta ascoltando. Ciao Marco. Ciao Marco. Finalmente vedi Linare Gifs in azione. Poscia? Io mi giro verso Gifs. Vado, che ti aspettavi che rimanessi qui da te, Mi pongo lo scudo di fronte, sfodero quella che sostanzialmente io, da come me la sono immaginata, è letteralmente una versione più elegante di una lightsaber di Stati Guerre Stellari. Che già è un'arma più elegante. Visto che è un fioretto laser, non è una spada, è un fioretto. Bello il fioretto laser. Bello il fioretto laser. E anche perché se no una spada vera non è in grado di tenerla in mano, sì, perché è troppo debole. Esatto. Anche che non ha la lama perché è laser. Anche la luce non riesce a tenere la luce. Che segaiolo. Troppe seghe da piccolo, ho perso l'uso del polso. Che cazzo. No, in realtà è l'unico muscolo che è robustito il polso. È metallo, tra l'altro. Che tra l'altro il fioretto laser è un'idea geniale, perché funziona benissimo come anche una spada laser, può tagliare tranquillamente. Infatti non c'è nessuna differenza, se non che è più piccolo. È uguale. Puoi fare le cose un po' più di fino o di punta. E anche questa è metallo. Sì, ecco, grazie per averlo detto tu, perché... Aiuto. Mi metto... Se ho capito come l'ha raccontata, tra il costrutto gigantesco e il muro su cui si è schiantato, sì, invisibile, su cui si è schiantato, sì, il nostro amico, e comincio a istigare il bestione.
dandogli di punta, mm-hmm, per farlo avvicinare al muro. Non ho capito perché. Lui si sta avvicinando al muro, perché sta andando verso il Zolcaniano. Allora, quindi si sta avvicinando a te. Io sono lì a punzecchiarlo. Ok, non ho capito se vuoi colpirlo o no. Beh, non ancora lì. Sono qualche tiro di... Sì, mi siamo già lì. Ma... sì. A velocità più uno è abbastanza veloce per... No, non lui, il mostro. No, lui se vuole può raggiungere il mostro. Ah, ok. No, no, non io sono dal mostro e comincio a colpirlo indietreggiando. Quindi cominci a, sì, a prendertela con lui. Oh. Dai, allora, che sai fare? Fai kiting, sì. Fai. Potrebbe okay essere un costrutto di... Quando... inizialmente neanche ti guarda, ok? Quando ti metti in guardia, ti avvicini. Allora lo insulti di più. E fai un po' di finte. Quando stai per colpirlo, lui fa questo gesto con, la, con il braccio meccanico e una lama estrude dal suo braccio e comincia a vibrare. Buona vibra. E prova a parare il tuo colpo. Il complesso ti dà meno 2 al tuo tiro, quindi puoi fare una prova con il tuo fioretto a più 2, ma meno 2 fai una prova normale, sostanzialmente senza né vantaggi né svantaggi. Ta. 48. Descrivi sempre il risultato della tua azione. Nel nel momento in cui... Porca miseria. Marco, che personaggi fai? Vai, vai. Nel momento in cui con la vibrolama cerca di parare il colpo che gli stavo dando, io da abile fiorettista quale sono, ho fatto girare la lama spenta nel polso, messo lo scudo sopra al colpo della sua vibrolama, e così riuscendo ad entrare nella guardia gli passo a colpire. Ti aggiungo solo un dettaglio che rischiava di distrarti, che lo scudo comincia a vibrare all'unisono con la lama, tu non ti distrai e affondi il tuo colpo. 4 dadi a 10. Ogni 10 aggiungi un dado da 10. Stica. Però non ne ha fatto neanche uno. Ha fatto anche abbastanza. Stica. Con 4 dadi ci sta. A 10 ci sei arrivato. Vale il totale. Di pochissimo. Di poco, va bene, va bene. Ma succede? Vabbè, 14. Sì, 14. Ok, quanto da 10. Qualsiasi cosa stia uscendo dalla sotto parte del corpo che tu adesso mi dici del mostro, non è sangue, ma è un liquido nero, grasso. Beh, è sangue nero della terra. Unto. Visto come l'avevi descritto e visto che questo non voleva essere uno degli affondi pesantissimi, sono andato a colpire la spalla dall'altro lato della vibrolama, quella più dietro. Qualsiasi cosa stia colando non è sangue. Chi tocca? Prego. Ultimo. Io con velocità meno 1 immagino che non ci arrivo in corpo a corpo col tizio. In corpo a corpo col tizio meno non ci arrivo. Allora io faccio per andare in corpo a corpo col tizio caricando, cioè per dargli una lamata. Sì. Poi quando arrivo a metà mi rendo conto che non faccio in tempo a trovare un punto valido. Cioè, vaffanculo! Mi sparo. Ok, fai qualche passo e gli sparo. Prima mi tengo un attimo la gamba che mi ha ceduto un secondo. Ok, okay. Arriva a differenza di lui carica. Che ha provato a colpirlo, ma ha trovato una vibrolama a difendere. A schivare è un po' più una merda. Quindi ti dà un più uno. Ah, quindi ho più 4. Molto merda. Esatto. Dai, 90. Adesso faccio 90. No, considerate che chi non si difende vi dà più 6. No, allora, più uno la fregatura è se buono. Fai 99 perché non puoi neanche invertire le... No, la sfiga è se faccio 0 col dado dei bonus e faccio... Ma non te la chiamati? 99. 2 con critico. Hai visto? I critici li descrive il master e i successi e i fallimenti normali. Ok, sono 5 dadi da 10 comunque. Ok, anche due. Allora, diciamo, puoi decidere di base se semplicemente fare più danno oppure avere un effetto collaterale tipo bloccargli una gamba, cercare di stordirlo, cose di questo genere. Scegli tu quale dei due, perché io non ci sono arrivato, volevo dargli una spadata in faccia e quindi ho preso la mira e ho sparato. Allora, cominciamo a vedere quanto danno gli fai normalmente, poi decidiamo. Fanne più di me, ti prego, perché... Beh, non è difficile, ma... No.
Questo è un 10. Quindi aggiungi un dato. 10, 25, 33. Ok. Mi ricordo i tuoi erano 14. Ok. Ok. Il tuo colpo letteralmente, ok, gli manda in pezzi la gamba metallica. Lui si ritrova improvvisamente in ginocchio, si volta verso di te, poi guarda lui, cerca di difendersi, tu avrai un vantaggio eventualmente, tocca a lui a questo punto, è il più lento di voi, ma il pistone che un tempo reggeva il resto della gamba si allunga al massimo possibile, ritorna in piedi e camminando con una gamba che a questo punto è completamente dritta, non avendo articolazioni, ignora entrambi e va verso lo zolcaniano colando strano liquido nero con una vibrolama che cerca di alzare. Cazzo è! Quando sta per colpire, colpisce invece la barriera che anche tu hai incontrato, ma dall'altra parte, arrivandoci dall'altra parte, a questo punto cade indietro e riverso crolla con la schiena a terra. Quella è una creatura dello zolcaniano, è qui perché abbiamo fatto casino, sì sì. Beh, su qui perché abbiamo fatto casino è possibile. Forse l'abbiamo distratto e abbiamo perturbato. Non credo che sia a pezzi, fatelo a pezzi! Senti, sembra cult da vecchio. Fatelo a pezzi! E già è vecchio. Se nessuno lo fa a pezzi, se lo guardo, lo faccio. Guarda il cosa! Lo zolcaniano si gira, li guarda e urla a questo punto. Usa la maggiore forza contro se stessa! Qualsiasi cosa stia facendo in questo momento, armeggia con qualcosa appeso al collo e quella roba che aveva davanti comincia a brillare di una luce viola. Questa luce viola forma molto velocemente una colonna viola che si alza verso il cielo, libera, altissima. Ma non abbiamo già visto della luce viola recentemente? Ma non è l'unica, non è l'unica. Altre colonne si alzano verso il cielo da altri punti della città. Poi si piega. Stesso colore? Si incontrano e formano una specie di cupola viola, perché poi da colonne diventano una barriera viola, e sopra la città c'è questa barriera viola, e subito dopo tutto deflagra. La città viene polverizzata in un secondo, il vostro corpo viene polverizzato in un secondo, e quando pensate, sentendo l'odore di bruciato, sentendo il dolore che la vostra vita sia finita, improvvisamente sentite il vostro corpo che si sta riformando, vedete ovviamente completamente viola davanti a voi, tu puoi decidere di resistere a questo effetto e morire. Io vorrei provare a resistere a questo effetto. Io però vorrei e morire istantaneamente. Vorrei dire un... È una scelta che deve fare Roberto o è una scelta che deve fare Galt? È una scelta che devono fare entrambi. Perché Roberto la sua scelta è la faccio. Se vuoi, se vuoi scelgono di Naregis. Qualsiasi cosa tu debba fare nella vita lo puoi fare soltanto se resisti a questo effetto. Se non resisti a questo effetto. Eh sì, no, non voglio morire. Quindi tu ritorni in vita. Perché ricordi che il tempo improvvisamente c'è, improvvisamente la luce viola davanti a voi scompare, un momento di buio e poi il capitano vi dice: "Forza, non c'è tempo da perdere, presto imbragateli!" No. E l'equipaggio comincia a imbragarvi. Vi legano una strana armatura di cuoio addosso con un gancio centrale, vi legano le sartie e nel giro di pochi minuti vi ritrovate sulla zattera e il dominatore del vento parte nel Kenya. Questa l'ho già vista. Ma che palle! Vuoi andare in bocca in prua anche stavolta? No, no! Sta a poppa sto giro! Snack? Grazie! Prendi lo snack dal mio sacchetto? Forse non è intelligente! Infatti no, ero già lì con la mano! Infili una mano nel sacchetto. No, lo stavo mettendo sopra, bene. E già senti l'odore di formaggio andato chiaramente a male, sono solo le croste rimaste. Erano le croste, adesso è perfettamente idro. Come fate che tu stai in realtà, l'avventura c'è la luce viola?
e l'unico che può percepire e combatterla è Roberto, che assura felpa viola con I never finish elf. Cioè, sì. In effetti siamo destinati a crepare male. La frase, in effetti. Bene. Io per tutto il viaggio in zattera mi sono guardato intorno battendo le palpebre e non ho detto una parola. I marinai inciampano agli stessi momenti, le capriole sono sempre le stesse, gli incidenti esattamente gli stessi dell'andata. Potreste parlare tra di voi. No, io non dico niente, mi do due schiaffi. Che diavolo è successo? La cosa particolare è questa. Allora, innanzitutto, qualsiasi cosa sia successo, non è stato indolore per il vostro corpo. Quindi, ognuno di voi deve fare una prova di ego. Ego, siamo a posto. Tiro secco? No, c'ho il più uno, sì, scusa, ho capito la meccanica. Io posso usare il controllo temporale, che è tra le mie abilità. Quindi resistere al fatto di tornare indietro nel tempo e morire nell'esplosione. Come ah, dire. È quello, è il... Il tuo controllo è crepare. Però dimmelo che c'è il controllo temporale, perché lui gli ha fatto fare tanti tiri, poteva farli fare anche te. Ah, scusa, no, 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 è che mi è venuto in mente adesso, scusate. Va bene. Successo. Io ho ego meno 2, quindi adesso vedo. Non fallimento critico, ma fallito. No, andata. Ce l'ho fatta lo stesso. Ok. Benissimo. 80 e 83. È già finito il sì. Meno 2, 63. Io di ego ho 2, 70, quindi passato. Io l'ho fallito. Okay. Ma è passato. Chi l'ha fallito prende. Sì, l'ho passato. E lui cosa ha fatto? Io ho passato. Io ho okay. fatto 21 punti ferita. E salute. Sì. Salute. Non riuscirò mai a dire punti salute anche se dovrei farlo perché il gioco è mio. Quindi chi l'ha passato niente, chi ha fallito. Allora, sì, tutti prendono un punto paradosso per essere stati vittime di un time warp. Qua, punti personali, 1. È dietro, punti paradosso. Aggiungine 1, sì. Hai 2 che hai, sì. Diventa 3, quindi qua il totale. Più punti paradosso si trovano a contatto, più c'è probabilità di generarsi di un ulteriore time warp. Io ne ho uno, quello che ho preso adesso. Ah, ecco, chi è? C'è un modo per limitare questa cosa o ci vogliono strumenti adeguati? C'è un modo, spendendo punti cosmo, per esempio, abbatti i tuoi punti paradossali personali. Di cosa sarebbe il punto di esperienza? Sì. Okay. Cioè non c'è un modo per limitare la cosa adesso che io posso intuire che tutti sono stati un po' toccati dal time warp. No. Solo stare lontani. Fammi dividere spendere con il time warp. Esatto. Quanto è la vicinanza? Ripeto, che diavolo è successo? Contatto. Io mi avvicino alla zolcaniana, la zolcaniana sono tutti uguali per me, esatto. Capisco anche grazie se parlo la loro lingua. C'è il vento, siete sballottate a destra a sinistra e io mi attacco con gli artigli. Io sono ancora attaccato al terreno, quattro io sono attaccato a un palo e lo sto battendo le palpebre con i pugnali a farmi l'acqua. Stavolta ci penso io. Occhi azzurri? Sì. Ok. E che vorresti fare? Beh, innanzitutto sistemiamo prima il bambino e abbiamo una bomba. Vi ricordate anche voi? Quindi anche voi siete stati... Avete subito tutto. Vi ricordate di nuovo, tutto? Evidentemente. Sì. Non tocchiamoci. Perché vorrei toccare qualcuno di voi. Sì, infatti, soprattutto lui. Comunque... Dobbiamo evitare di essere in città a quel momento. Potrebbe ricapitare, verremmo... Sì. Non potremmo più stare a... vicini a decine e decine di metri se la cosa si complica. Ma ti senti bene? Ti vedo provato. Pensiamo un attimo. Mi sembra strano che non lo siate voi. A quello che abbiamo visto. Dimenticate per un attimo la vostra paura da poveri mortali. È quello che siamo. Persone come me non hanno bisogno di pensare a certe cose. Aspettiamo che siamo da soli. Non credo che qualcuno con questo vento riesca a sentirci. Perché non sento neanche io. E già tanto riusciamo a sentirci voi. Scarsi. Va
In quel momento tornano gli occhi gialli. Fantastico. Snack? Metti via quelle mani. Io aspetto a parlare che arriviamo. C'è almeno una mezz'oretta di viaggio davanti a voi, quindi... Mastico del pane molto secco, evidentemente. Faccio molta fatica a masticare. Mi spingo la mascella con le mani. Ho durato molto di meno la questo non l'avrei pensato. Forse dovremmo mantenere un contegno più riflessivo e meno bellicoso, no? Tu dici? Invece di entrare in una città che non conosciamo e urlare ai quattro venti chi siamo, forse dovremmo essere un po' più prudenti. Sì, ma quello, quello zolcaniano gli deve essere impedito di fare quello che ha fatto. E se quello che fa servizio a quello che sta facendo, proteggendo la città? Si è visto che bel risultato che ha avuto. Sì, siamo tornati noi indietro nel tempo, ma che ne sai se la città serve per mantenere in un suo ciclo temporale? Che bello, un lupo. Quindi infinito. Non dobbiamo stare lì. Ma non cerchiamo uno zolcaniano. Dobbiamo trovare un modo per sistemarlo, e che sarebbe evitare... Che è il motivo per cui dobbiamo... Scusate, è di nuovo gli occhi azzurri. Non stavamo cercando uno zolcaniano. Ah sì? Argino lo zolcaniano. No. No? E allora andiamo da un'altra parte della città. Non ma ci la interessa. Città sarà a quel momento, avete visto le luci, sarà vittima tutta di quella cosa. E andremo da un'altra parte finché non troviamo la persona giusta. Stiamo fuori dalla città finché non accade e vediamo quello che succede. Guardando lui il finché in non distanza. Tante volte. Cioè tipo la mano mi fa... Forse il problema sei tu allora. Io non verrò in quella città. Posso dare un attimo un'occhiata alle tue condizioni fisiche? Ogni tuo consiglio è prezioso. Allora, più o meno quanto tempo era passato da quando abbiamo incontrato il bambino al... Prova a farmi dei calcoli mentre arriviamo a quanto tempo ci è voluto. Sono dislessico e soprattutto ho grosse difficoltà nel calcolo. Quindi sei disaritmetico. Oh, c'è scritto sì, sono sì, discalculico. E quindi è passato discalculo. Qualcosa tipo ma discalculo. Quello anche fuori da Scintiara, cioè mezza giornata. Esatto. E adesso è? Adesso è che tempo, che ore sono più o meno? È mattina. Oggi pomeriggio nessuno deve avvicinarsi alla città. C'hai tanto tempo davanti. Quindi lui adesso è il cerchiolino blu di Windows che, esatto. Che poi è appena chiesto che ore sono in un posto dove non c'è modo di tenerlo. No, perché sta master, c'è, più o meno. C'è, c'è un momento in cui vai a dormire, no? Ah, poi sì, non sì, è quando hai sonno. Cosa che il tempo è rotto, ma esiste. E io volevo fare una prova di scienza medica Scientology. Su di lui. Di Scientology. Aspetta, la dovrei fare su me stesso. Di scienza medica su di lui. Primo per fargli un trattamento di primo soccorso. E al contempo capire che cappello gli è successo. Non era, questi danni che ho subito non sono per qualcosa inerente al metabolismo, vero? No. Perché ho un più due, se no. No, andatissimo. Ma questo okay. Ti permetterà di recuperare in modo naturale fatto? Più velocemente. Sì, sì. Ok. Andatissimo. Fatto? Quindi recuperi un D10. Sono senza una mano. Vuoi tirarlo tu? Tiralo tu. No, no, tiralo tu. Ti infliggi da sole con no, tiralo tu perché gli raddoppio. No, naturali raddoppio solo. Sole naturali. E questi sono naturali perché è un recupero fisico tuo. No, tira di 10. Ah. Ok. Uno. Vedi, 20 invece no, che no, sono 10, scusa. No, scusa. No, è uno. Qua. La gomma. Ho una proposta per te. Non posso farlo con le ferite temporali. Sono disposto a pagarti profumatamente per tenere quella piccola creatura lontana da me. Quale? Quella che incontreremo. Ah, ok. Anche quella grossa, ma più quella piccola, mi fastidiva di più. Aveva una bomba in mano. Ah, quella piccola, ok. Era così... Nuda. No, nudo non era un problema. Piccola. Era così piccola. È estremamente fastidiosa una cosa così piccola. Guardo lo zolcaniano. Io ti sto sentendo e ti guardo un po' male a mia volta. Io tutto il viaggio lo sto passando cercando di dopo. Ripetendomi la frase del... Questo è un anticipo. Che ha sentito, che però cos'è? Che non avevi sentito tu. Chi aveva sentito? No, l'ha sentita Gianni. Ma no, l'ha anche urlata a un certo punto. Ah, alla fine, sì. Giusto, sì. Usa la maggior forza contro se stessa. Ti metto in mano delle ossa.
evidentemente di pollo rosicchiate. Grazie! Io non vedo l'ora che ci vediamo da spazio. Fast forward, ragazzi. Il viaggio va velocissimo. Il capitano vi saluta e vi sbragano. E sì, bragherei molto classico. No, alla film, quelli con i paradossi temporali così, che appena arriviamo, io, metà di noi stanno già slacciando l'imbragatura. Cioè, esatto. E Davila, grazie capitano, è stato un piacere rivederla. Ottimo che avete fatto tutti quei soldi. Buona giornata. Outmin Rick. Arriveremo come. E li faccio io. Quello era quel film con Tom Cruise. Infatti, c'era un ladro che sapeva facendo per sfilare la borsa. Arrivederci. E spingo. Senza sapere questo. Questo gesto che influenza potrà avere sulla psiche del capitano, perché hai previsto le sue azioni al millesimo e hai minato ovviamente la sua autostima, e dice che sono l'uomo più prevedibile della terra. E vi ritrovate nel tunnel, uscite dal tunnel in una gola e cominciate a camminare in questa gola. Potete aggiungere qualche dettaglio se volete, come camminate, cosa fate sopra. E quindi te la fai piano fino piano, al momento in cui in teoria non abbiamo beccato il bambino. Mi faccio il primo pezzettino sotto e a ad un certo punto sali distanza. E il tuo obiettivo è beccare il bambino, fermarlo prima che minacci, prenderlo di sorpresa. Sì. Okay. Hai furtività? No, assolutamente no. E tra l'altro mi sono appena entrati nella grotta e credevo sia andato, mi sono fumato un sigaro. Vabbè, giustamente, perché col vento non potevo. Se lo fumava il vento sarebbe stato il più veloce. Porca puttana, due ce ne ho. Beh, ma se ritorniamo indietro, giusto, ne hai altri due. Però la dipendenza è la stessa, perché io ricordo tutto. Ok, quindi tu sali su. Sì. Prova di arrampicarti. Lo facciamo una... ce l'ho speso? Quello che avevo speso? Sì. Ci hai provato. Anch'io mi arrampico, ma dall'altro lato della... No, non aggiungo niente. Del canyon. No, per stare nascosto, nel caso il bambino riesca a lanciare la bomba. Scusami, siamo... Sì, perché non ho più il più 3. Beh, è velocità a meno o potenza? Che non rispendi spirito. No, non lo rispendo. Okay. È potenza o velocità a salire? Velocità. Allora non mi arrampico. Ok. Quindi rimani giù. Consiglio a lui però di fare quello che ha fatto prima. Quindi? Vabbè, io invece salgo dall'altra parte per evitare che il bambino mi lanci una bomba addosso. Perché in questo momento non sono Jeeves. Invece sapendo del bambino, visto che lui mi ha chiesto anche di andare su, io vado su dall'altro lato. Ok, tira. No. No. Quindi, descrivi il risultato della tua azione. Potrebbe essere che non riesci a salire, potrebbe essere che sali e succede qualcosa. Decidi tu. È un fallimento normale, lo decidi tu. Non chiederlo a me, che è brutto. Così è. Se vuoi, e se no faccio in modo più tradizionale, lo dico io, decido io. Sono anche impulsivo. Dovrei fare una prova di ego per non buttarmi a capofitto nel pericolo. Ciao, siamo due. Quindi in realtà, mentre sto iniziando a salire da una parte e Jeeves non è tanto sicuro, farò questa prova di ego. Ok, intanto cerchiamo di capire se tu cosa è successo quando hai sbagliato le prove cercando di arrampicarti tra le rocce appuntite. Buonissimo. Allora, sono riuscito ad arrampicarmi, il bambino non c'è da quel lato, ma è dall'altro. Sarebbe bello, non lo so. Sì, c'è ed è dall'altra parte. Ok, perché ha visto lui che era dall'altra parte, quindi ha fatto il giro. Non importa, è esattamente così che sta andando. Quindi la tua prova di ego ce l'ho fatta. Però quindi io mi arrampico. Ti sei trovato dall'altro del bambino. Io mi arrampico, essendo esatto, abbastanza tranquillo. Comunque mi sarei nascosto. Scat cala. Vaffanculo, vieni dall'altra parte. Ma prima le posizioni erano diverse. Scat cala. Scat cala, cani. Oh cazzo di nuovo. E a questo momento Jeeves riprende il controllo per un attimo e gli ripete le parole che aveva detto più o meno, adesso vediamo quanto bene, su capoclan e spaccare il culo.
con l'idea di adesso scopriamo portami dal capitano ti spacco il culo. Avete questo oggettone giallo, io ve lo ricordo, non lo state usando. No, vabbè, no, non ancora. Adesso no. Ce l'ho fatta. La grande direi. Ce l'ho fatta. Ok. Quindi? Quindi gli dico, quello che vorrei trasmettergli era sicuramente capoclan. E facendo a gesti, capoclan! Andare. Più o meno. Si guarda indietro. Capoclan! Capoclan! Si gira. E indico verso di me dicendo capoclan adesso. Qualche passo indietro, poi si gira e comincia a scappare nelle rocce come una gazzella. Guardo di sotto, mi sono liberato del bambino! E sono dall'altra parte, è vero? Inseguilo! Ce ne siamo liberati! Perché dovrei inseguirlo? Abbiamo altro da fare, proseguiamo avanti. Il bambino non è un problema e speriamo non lo sia di nuovo un'altra volta. Quello qui. Che ho appena detto. E io vado avanti. Vabbè, scendiamo. Ok. Che compagnia di cerebrale. Mi sembra che... Scusate la domanda, camminate normale, vi affrettate... Io ho un passo svelto. Se nessuno mi segue al mio passo svelto, lo rallento. Però ho un passo svelto. Se lui va un po' veloce, io cerco di andare un pochino più veloce di lui. E se lui va più veloce di me, la valle si riapre davanti a voi. Rivedete la città di Damarti. E arrivate. Siete comunque in piena mattina. Mm-hmm. Ritornate alla piazza nel completo silenzio. Nuovamente. Odore di vetro e di metallo nell'aria e poco altro. Ok, nella piazza c'è solitario lo zolcaniano che vi dà le spalle e pronuncia una leggera nenia. Io faccio il gesto di fare un ondeggiando con la testa. E io ti faccio il gesto di dividerci in due e andare da due parti cercando di. Se succede qualcosa non siamo tutti in una. Io mi divido anch'io tenendo questo è il gesto dividere due in due, andare da due parti e se succede qualcosa non stiamo nello stesso posto, esatto, così esatto, se esatto. Imparerò nella lingua di Chips. Io mentre vado tengo d'occhio da dove è uscito il mostro di prima. Eh? Mentre faccio il giro così sì? Non tengo d'occhio lo zolcaniano ma da dove è uscito il mostro. Mi dite cosa succede quindi? Dinar va dalla parte opposta da cui no, va dalla stessa parte in cui era uscito il mostro perché se il bambino era dalla parte opposta, adesso anche il mostro sarà dalla parte opposta. Ci avviciniamo al muro. Molto okay. Furtivi. Da dietro. Io. Volete farvi vedere dallo zolcaniano o rimanete dietro? Io no. No, per ora no. Ma io cerco di entrare... Sì, quanti di voi si avvicinano? Loro. Loro due. Io no. Ok. Io ci furtività. Tira su velocità se non hai furtività. Io non voglio non farmi vedere dallo zolcaniano. Okay. Anzi, perché io voglio fare proprio il giro per andargli davanti e vedere esattamente che okay. Sta facendo. Successo criticissimo. Ma tanto. Tu sparisci fra i riflessi di vetro, cerchi di evitare e eviti in effetti. Esatto, qualsiasi rimasuglio di rovina che potrebbe far rumore e ti avvicini. Fin quando le tue dita felpate toccano una strana parete invisibile, ma non ho nessuna intenzione di colpire robusta, e tu sai quanto robusta perché ci si è schiantato un cyborg. E io cerco di capire toccandola. Un'oretta fa. Detto io questo, quando gli passo di fianco guardo sì. Ancora verso il vetro dove è uscito il mostro, poi appena è visibile di faccia guardo lo zolcaniano. Ma per curiosità, che faccia gli fai quando lo guardi? Cioè... Allo zolcaniano? Sì. Molto scocciata al momento. Ah, ok, una faccia scocciata. Sì, una faccia scocciata perché sono abbastanza sicuro che nonostante tutto possa andare bene, che ho trovato questo, al momento questa cosa qui potrebbe, prima di venire sistemata, ricapitare più volte. Mm. E non mi sento tanto bene. Lo zolcaniano lo vidi facilmente nella posizione in cui è, ha le mani strette sul petto, stringe un oggetto grande come una specie di grossa sigaretta elettronica
che ha una specie di pulsante geometrico cilindrico luminoso, viola, su cui lui ha appoggiato il pollice. E sotto i suoi piedi ha una piccola sfera pulsante fatta di vetro e metallo, anch'essa emana una flebile luce viola pulsante. Spendo 5 punti spirito. Sì. Per provare a individuare fonti di potere paradossale. Col controllo temporale? Sì. Però prima tira. Ah, non, se spendo lo spirito devo tirare uguale. No, è il contrario. Se riesci, ci spendo. Ah, prima non l'avevo speso allora. Ok, fa niente. Vabbè, l'hai speso adesso per prima. Aggiungi. 49. Fatto, passato. Quindi aggiungi altri 5. Allora, tutto quello in cui sei immerso è paradossale. Ovviamente. Ah, sono cieco! Faccio individuazione. Sicuramente quello che tu puoi dire è che il tipo di vibrazioni che emanano l'oggetto che ha attaccato al collo e quello davanti ai suoi piedi sono molto simili e diversi da quelli del resto della città. Cioè, sempre paradossali, però. Sì, sicuramente derivano da altre epoche e fanno parte di una cosa che tu potresti dire tecnologia paradossale, ma non sono della stessa linea temporale, quindi potrebbero entrare in una pericolosissima risonanza. Domanda Master Janus. Sì, sì. Nella sua creazione della cosa, sì, usa roba paradossale o è totalmente no, contrario lui? Sì, lui tende a non usarlo, cerca di fare il contrario. Sta accumulando pezzi di conoscenza e ingranaggi per costruire questa cronosfera senza usare tecnologia paradossale. Questo è il motivo per cui ci sta mettendo tanto. Lui ha gli occhi chiusi e senti che continua la sua litania. C'è un, usa la maggiore forza. Un percepire inganni. Io voglio provare a capire le emozioni. Non è un animale, immagino. Quindi empatia animale non posso usarla. No. Io voglio provare a capire se mi sembra uno che sta cercando di convincersi di qualcosa. Sai, tipo un attentatore suicida. Prova che di... sta per... Visto che sai già gli effetti e i comportamenti di questa persona, ti do un più 2. Fai una prova di ego con un totale di più 3. 21. Ok. Ha a che fare col convincimento quello che stai facendo, ma non di se stesso, di qualcun altro, secondo te. Intanto, tastando questo muro invisibile, cerco di arrivare alla fine di questo muro invisibile per capire se è una sfera, un quadrato, è un rotondo. È rotondo e quindi è una specie di cilindro. Chiaramente non sai quanto è alto. È un rotondo che gli gira attorno e a circa 3 metri di distanza da lui. Io, visto la volta prima, sono stato educato e mi ha ripensato con una bomba disintegrante. Allora stavolta lo incoraggio distraendolo. Sì, ma con di... Sì, sì, con l'induzione mentale lo distraggo da quello che sta facendo. Ah, ok. Mentre io ti volevo chiedere. Cosa stai facendo? Quindi dove sei? Cosa stai facendo? Io ero a distanza, stavo osservando il suo comportamento. Vedo che è concentrato sempre su questo oggetto e voglio evocare un'immagine nella sua mente. Sti cazzi. gli vuole evocare nella mente sti cazzi. Sì, cioè, io pensavo tipo gli chiedo: guarda che quello che farai distruggerà tutto, è tua intenzione? Se diceva sì ce ne andavamo, se diceva no cercavamo di farglielo capire. No, lo distraggo per fargli premere il pulsante. Per fargli premere il pulsante. No, ha detto sti cazzi. Sì. Per quindi ho studiato il suo comportamento dalla distanza, quindi ora ho capito che è concentrato su questo oggetto. Sì. E sta mantenendo la concentrazione. Sì. Su di esso. Voglio evocare nella sua mente l'immagine che questo oggetto gli si rompa. Ok. Perché si distragga. Una preoccupazione con induzione mentale, questo. Sì. Quindi preoccupazione. Sì. Vai, tieni. Aspetta, che ho. Adesso prendo subito. Più 2. Riuscitissimo. Spendi i punti che devi spendere. Sì. Lui ha una prova di ego per resistere. Giusto? Sì. Ah, cioè è da 10 e 30. Il costo, 10 e 30.
Sì, non so come interpretare il costo. Non lo so neanche io. 10 euro e 30. 10,30 punti mana. No. Allora, se no, le frazioni no. Tu infliggi una limitazione. Codardia è un punto, è 10. Tutte quelle con l'asterisco valgono 30. Cioè codice etico, distrazione, fobia, furia, impulsività, paranoia. Se vuoi, mi sembra già 30. Abbastanza quindi paranoico. Diciamo 10. Senza bisogno di una distrazione più che sufficiente. Insiste. Però il tema è che per un momento la tua mente entra in contatto con la sua, gli stai inducendo questa sensazione di paura, poi devi interrompere subito questo contatto perché hai trovato una mente molto forte e soprattutto ha una risonanza la sua mente, potenziata da qualcosa, tanto che sta cercando lui di inculcarti un pensiero. E con questa paura interrompi subito il contatto con lui. Allora, voglio fare in modo che riesca a comprendere questa sua convinzione. Ok. Quando usi il punto fatto, non tiri neanche i dadi. Quindi è un'altra azione. Ok. E non puoi avere chiaramente risultati critici, per questo lo devi decidere prima. Scusa, pensavo. Il punto fatto è semplicemente un successo, ma non è un successo critico, ma è un successo automatico. Mm-hmm. Puoi rifare l'azione e usare il punto fatto. Sì, quindi rifarò l'azione e uso il punto fatto. Per farlo fallire? Sì. Ok. Allora tu devi riuscire e puoi usare il punto fatto per far fallire la sua prova Diego. Oh, che volevo far quello. Scusa. Allora devi ritirare. Che presa. Grande. Fallimento critico. Perché? No, devi guardare il viola. 79. Ah, pensavo c'ho 99. E c'ho più 3, quindi l'ho fatta. Perché il pelo di uno, però ce l'ho fatta. 10. C'è. Ha fatto 49. A questo punto ti riconcentri. 80. Cioè, puoi descriverla anche tu se vuoi. Comunque ti stai riconcentrando e? E gli mando un'onda dissonante che lo distragga completamente. Un'onda di caotica. Domanda possibile stronza. Quindi un rumore e un frastuono. Non puoi avere massimo più 20 di bonus? Solo se hai più 2. Sì. Se hai più 3 puoi avere più 30, più 40. Fino a più 90 con più 9. Oltre il più 9 è successo automatico. Eh sì. Ok. Va bene? Quindi? Ok, scusami. C'è questa sua forza mentale, la rompo letteralmente. E hai usato il punto fatto per fargli fallire il tiro di resistere. Sì. Ok. Quando le vostre menti entrano in contatto, solo per un secondo, hai l'impressione che il tuo incantesimo abbia avuto un effetto molto più ampio di quello che tu possa immaginare. Ok? Lui si agita, si gira. E premi il pulsante. Guarda verso di voi e dice: cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Chi siete voi? In comune? Sì, sì. Che è, in realtà è un arcosiano, però modificato. Ho fatto anche due azioni, quindi passerei palla. Sì. Chi sei tu? Perché hai in mano quell'aggeggio? Perché vuoi distruggere la città? Perché vuoi farci saltare in aria? Perché vuoi creare un paradosso? E voi come fate a sapere o presumere di sapere quello che io voglio o non voglio fare? Perché lo sappiamo, punto e basta, questo è. Voi sapete che io farò che cosa? Questa è la palla tua, non ho capito cosa sia successo, quindi è roba tua, spiegatelo tu. Distruggere la città, perché lo vuoi fare? Io distruggerò la città con cosa? Con questo? Mi sembra che stia sì. cercando conferma di una cosa che vuole fare o che sia un stupito della cosa? Decidilo tu, cosa ti sembra? No, il mostro che arriverà! Distruggo la città con un mostro che arriva? Sfonderà il muro, ti distruggerà la forza, non sarà abbastanza. È una prova di ego per mentire. Per rivoltarsi contro di lui. Com'era la forza?
Usa la forza maggiore contro te stesso. La maggior forza contro te. Non riuscirai a usare la maggior forza. Contro te stesso. No. No. Non li inverto perché non sono non riuscirò a usare la maggiore forza. Il mostro che arriva. Voi state cercando di confondermi. La barriera. State solo cercando di confondermi. C'è ancora la barriera. Eh? C'è ancora la barriera. Che ne sai, invisibile? Il dito. Sei vicino? Sì, sì, ero davanti. Ok. No, faccio proprio di mezzo tutto il dito così. Eh sì, non è che sei al GPS della barriera. ma non voglio farmi notare. Cioè, piuttosto non la tocco, ma faccio così con la dito. Vabbè. Non faccio così. Vabbè, approfitto del fatto che lui è sconvolto e sta cercando di riprendersi e ritrovi la barriera. Okay, sì, c'è. Okay. Io intervengo. Mm-hmm. Accusare qualcuno non mi sembra il miglior modo per ottenere informazioni da lui. Parlando a lui. Sì. Mi giro verso il Zolcagnano. Qual è il tuo scopo qui? Fermi tutti. Noi siamo fermi, sei tu che ti muovi. No. Sta guardando l'oggetto che gli pende e non riesce a decidersi se afferrarlo o meno. Il tuo incantesimo evidentemente è ancora... lo sta bloccando. Qual è il tuo scopo? Ma non avete detto di saperlo? Sappiamo cosa farai, non perché. No, sappiamo che cosa è successo quando siamo già stati qui. Non sappiamo cosa farai. Voi siete già stati qui? Com'è possibile questo? Paradox, paradox. No, com'è? Io provo a incalzare sulla menzogna sgamata al previo. È la quinta volta che ci vediamo e facciamo questa cosa. Quindi funziona. Beh, non è detto che non sia vero, però. Quindi funziona. Come iniziate? Sì, e prima o poi troveremo come fare per fermarti. Usa la maggior forza contro se stessa. No, forse usa non la maggior non forza dirlo. Contro se stessa. Io inizio a battere sulla barriera. Sparo a un'angolazione per non farlo rimbalzare in faccia. Vabbè, si ricomincia. Per cercare di rompere la barriera con un colpo? Sì. Spara. Cioè l'obiettivo è rompere la barriera? Colpirla sì, sì. È facile. Sì, sì, voglio romperla e non spararmi in faccia se dovesse rimbalzare. Ah, bene. Questo non è difficile. E, cercare di romperla potrebbe essere molto più difficile. Ti faccio fare un tiro a meno 6. Rispetto a quello che tu hai, Armin. A distanza più 3, quindi in totale meno 3. Grazie. Beh, hai resistito 2 ore e 13 fatto. Però ho speso il punto fortuna all'inizio. Non ho capito. Cioè, irreprensibile. Voglio sfondare la barriera per andare a prenderla a cazzotti in faccia. Proprio... diplomazia. Ok, allora ragazzi, trovi un qualche stranissimo angolo di risonanza in cui la tua pallottola. Vedete che fa vibrare, vedete proprio dei cerchi come se improvvisamente si creassero a mezz'aria dei cerchi come quelli su un lago. Ok, esatto. Rimbalza sul cristallo. E nel centro di questi cerchi che si diffondono verso l'alto, vedete che il cilindro è molto alto, probabilmente anche più di 10 metri sopra di lui. Ustio. E nel centro si apre un passaggio in cui tu vedi chiaramente l'aria di un colore diverso. Lui è a 3 metri, quindi ti puoi buttare dentro e non sai quanto reggerà. No, voglio placcarlo. Ok, quindi tu ti butti dentro. Questi cerchi si chiudono, sei dentro con lui. Non ci faccio neanche caso perché lo placco. Gli salto proprio addosso, non guardo la barriera se okay. Si riforma o altro. Iniziativa. Quanto hai? Inizia lui. Meno 3, però magari non se l'aspettava, non bonus. Ma ti farei una domanda. A meno 2. Ti farei una domanda. Sì. Già che io ho più 3 di iniziativa e già che lui ha sparato alla barriera facendoci un buco. Ma su cui tu eri dalla parte opposta, nascosto. Ok. Se non però, ricordo male. Sei molto rapido.
Beh, dimmi, dimmi. Però, dimmi, dato che la barriera in questo momento è indebolita, sì. Se io cercassi con Claudiese, questo è. Che è diverso dal legalese. Dillo con parole. Dato che ho tre pugnali, la mia idea è di sfruttare il fatto che la barriera sia indebolita per indebolirla anche dal mio lato con due pugnali e col terzo cercare di colpire l'aggeggio che hai in mano per farglielo cadere di mano. Okay. Una regola dei punti fato è che si possono usare una volta sola di incontro. Quindi questa cosa ce la devi fare senza punto fato. Ah, tra tutti? Eh sì, se no ci vi mettete d'accordo il mostro finale. Allora io non potevo usarlo. Perché? Perché l'ha usato lui. Ma non era un combattimento. Ah, ok. Ah, è vero però. Tendenzialmente se lo come incontro, se vuoi dirlo. Cioè, se lo, di- no, se lo guarda, decidi come bene. Scena, no. No, va bene. E sulla stessa azione io non mi aspettavo di usare il punto fatto, okay. quindi ti faccio tirare i tuoi coltelli con un meno 6. Esatto, però io ho uno svantaggio in meno. Usiamo tutti contro il boss e gli fanno un culo così. Ho uno svantaggio in meno scagliandone più di uno come azione multipla. Perfetto, quindi ti faccio fare un tiro solo per tutta l'azione, guarda. Come se fosse un'azione sola. Ma indebolita. No. Lo so. Se però. Vuoi puoi scriverlo tu. Io lancio il primo pugnale che si impianta nella barriera perché effettivamente è indebolita. In quel momento lui è già entrato nella barriera e sta andando a placcare lo zolcaniano. Lancio il secondo pugnale che colpisce solo il pugnale precedente, che non viene spostato nemmeno di un millimetro. E anzi, quando si riforma la barriera, viene spezzato in due e cade a terra, un pezzo da una parte e un pezzo dall'altra. Ciao, quindi per me vale ancora di più. E il terzo pugnale lo lancio proprio nella più totale disperazione, perché già ho capito che siamo finiti e mi sto allontanando, cercando il più velocemente possibile di allontanarmi dalla luce viola. Ok. Allora. Lui, l'azione che fa, qualsiasi cosa sia, apre gli occhi, ti guarda, ma pronuncia ancora una volta la sua litania. Qualsiasi cosa sia successa, la senti anche tu nel tuo cervello. Il contatto che hai avuto con lui ha aperto un canale. Ti rendi conto, in questo momento, che non sei l'unico ad ascoltarla. Ci sono altre voci, altre teste all'ascolto. Io ve l'avevo detto. Altri cervelli all'ascolto. Nella tua testa rimbomba. Usa la maggiore forza contro se stessa. Questa è la sua azione. È pronto a muovere le mani. Non sai per fare bene che cosa, ma tu riesci ad agire prima di lui. Faccio il placcaggio, proprio quello a allenamento di football americano col manichino. Cioè lo prendo con la spalla e voglio schiantarlo contro la barriera dietro. Ok, hai più 4 sul tuo normale tiro di potenza. Lotta. Quello che stai facendo potenza. È combattività. Quindi più 6 in totale. Dai. Via. Grazie. Dai. Dopo ti devo chiedere una cosa. Sì. Passato 80. 70. Yeah. Voglio proprio caricarlo ovviamente in spalla, fargli fare quei 2 metri verso la barriera e sbattercelo contro. L'hai fatto. Sperando che... Con potenza più 1 è plausibile che tu ti faccia anche un dado da 10 di danno. Tira. Considerando poi quella parte c'ho la... Ah no, solo la mano mi ha mozzato con il braccio. 3 danni. Ok. Senti delle ossa scricchiolare e il corpo dello zolcaniano è piccolo. Cioè più che fare danno era... E... qualsiasi cosa sia, la sua tenacia, probabilmente la sua tenacia... lo mantiene reattivo e aggressivo. Nonostante il danno, probabilmente una clavicola rotta o molto danneggiata. Ho fatto una mano allenta un po' la presa, ma l'altra è saldamente ancorata all'oggetto. Prossimo giro gli sparo in faccia. Basta la barriera. E a questo punto lui dice: usa la maggiore forza contro se stesso. A dopo. Ciao. Ah, ok. Forza, cosa state aspettando? Non c'è tempo da perdere. No, non c'è tempo. Non c'è tempo. Ho fallito il tiro di Diego. Io mi accascio per terra. E vediamo se riesco a morire.
No, e facciamo il tiro di Ego per i punti. Passato! Passato! non mi faccio altri 8 milioni di danni. Io sì, invece. Ah, grande. Sono 13. Passato. Cazzo, per chi lo basso. Volevo uscire magicamente. Per chi lo fallisce sono 13. E un altro punto paradosso? Aia! E un altro punto paradosso? Sì. Ah, l'ho fallito anch'io. 13 danni. Tanto, c'è qualche pericolo a andare? Cioè, se io fallivo prima e ora ero morto, quindi non è un problema. Qualsiasi cosa sia, ognuno di questi passaggi mina la vostra salute dall'interno. Vi sentite più deboli, sentite meno energia ad alimentare le vostre azioni. Io mi faccio due taglietti. Soprattutto chi fallisce il tiro di mi faccio due taglietti sul braccio. Perdi sangue. Perché al terzo decido di rinunciare. Voglio resistere al time warp. Al terzo dici chissà in 24 ore dove riesco ad arrivare da qui. Va bene. Anzi, in un'ora, perché dura un'ora sto loop. Bene. Oh, oddio, era dottor loop. Col silence che si faceva così. No, ma io in realtà è solo per tenere il conto, perché tipo alla terza non resisto al... Ma io non ero più intelligente, usavano il pennarello. No, sì. Piuttosto che... Cioè, se io, in teoria, se continuo a accumulare, sono un pericolo per la stabilità del tempo. Certo. E quindi do un po'... Sei già a rischio. Sono già a rischio di mio, quindi... Ok. È l'ultimo che faccio. Io ho una domanda. Vorrei riuscire a capire, visto che aveva questa sfera che brillava in maniera divertente... E noi abbiamo trovato un bambino che aveva in mano una sfera che diceva essere una bomba o quant'altro. Non c'è assoluto. Non so neanche un cazzo. Basta. Potremmo usarla per distruggere. Ma e se barriera. Questa volta chiedessimo semplicemente da nobile a nobile, come lui è evidentemente, chi è questa persona che usa la maggior forza contro se stessa? Ma penso sia lui che usa la maggior invece forza. Invece che continuare a cercare di sparare, pugnalare. No, mi sembrava alquanto convinto di quello che stava facendo. Sì, sembra più una frase da dire prima di suicidarsi. Ma era convinto o era stato convinto da qualcun altro? Questa perché? Penso che per noi faccia poca differenza. Ha iniziato a parlare quando lui ha fatto qualcosa, non so cosa. L'ho distratto. Comunque io ti confermo la sensazione che hai avuto. Questa frase che tu hai sentito nel tuo cervello non eri l'unico a sentirla. C'erano altre menti all'ascolto. Sentite, ma... La seconda volta, scusa, io l'esplosione... è partita dalla mia faccia, quindi sono stato annichilito immediatamente. No, esattamente come la prima. Si è alzata una colonna dalla sfera, si è unita ad altre colonne, ha creato un dome e una cupola, e dopodiché non era solo, ho sentito altre voci. Idea se si è espansa poi al di fuori. Minimo della città, una per colonna, sì, sicuramente sì. Si è espansa anche al di fuori. Ma hai sentito altre voci? Oppure, dato che sei un plebeo, pensi di aver sentito altre voci? E in realtà era la sua voce che veniva replicata più volte. Magari lui è nello stesso posto in diversi altri momenti. Voci. Scusate, comunque non ci possiamo salvare stando fuori dalla città. Scusatemi. Beh, se sono in altri andiamo a parlare con qualcun Montagna altro. Solitaria. Vi ricordate le sue parole all'inizio? State o rimanete, basta che non mi disturbate. Sì, ma anche andiamo a disturbare qualcun altro. No, non vanno disturbati. Sì, è evidente che uno o X siano guardiani di qualcosa. Ma qualcun altro potrebbe essere più disposto a parlare di lui. Sì, ma quello non che lui tempo per quello che lui ripete sembra. Sappiamo da dove partono queste colonne. Le vediamo continuamente. La cerbiatta. Ma non abbiamo tempo. La cerbiatta. La cerbiatta. Quello che lui ripete sembra una formula di autoconvincimento per se stesso. Ragione? Meno due. A non schiacciare. Lui ha sempre schiacciato il dispositivo solo in una situazione che ha percepito come pericolo. Questa cosa la dico a te, che te l'avevo già detta. Più che cercare di convincere se stesso... A me l'hai detto. No, lui quando è entrato mentalmente, no, stava cercando di convincere qualcun altro. Sì, ma ok. Stava? E quindi io che non la sapevo come giocatore, quindi l'ho rimossa? No. E comunque è una sensazione che ti è rimasta quando hai capito, quando hai sentito il suo messaggio che stava tornando indietro. Cioè? Allora, la prima volta che tu hai usato l'incantesimo mentale, stavi cercando tu di influenzarlo. Sì. Invece lui,
con un messaggio mentale che sembrava amplificato da qualcosa, è arrivato lui nella tua testa. Sì, okay. Mi ricordo. Ok. La seconda volta l'hai convinto, ma poi tutta la discussione è riuscita a convincerlo del fatto che c'era qualcosa che non andava nella sua sensazione. Quando ha ricominciato con la nenia, tu l'hai sentito nella tua testa e lui stava comunicando con te e anche con altre menti. Sì, 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 okay. Lo ricordo. Scusate. No, niente, pensavo... Comunque, secondo me era convinto di quello che stava facendo e non penso sia possibile convincerlo di non farlo. In più non possiamo, no, il suo suggerimento è suicida, perché se ce ne fossimo andati, quell'esplosione penso che abbia preso chilometri oltre la città. Ma noi siamo stati in entrambe le occasioni causa dell'esplosione. La prima causa. Volta ha detto ha funzionato, quindi ha funzionato. Ma non abbiamo schiacciato noi il pulsante. Sì, ma la prima volta abbiamo fatto rumore ed è arrivato un cyborg a cercare di distruggere qualcosa e lui a quel punto, disturbato da quella presenza, ha colpito. La seconda volta addirittura abbiamo cercato di aggredirlo fisicamente. L'hanno fatto tutti insieme. La verità non è nel conflitto. Però è lui che dava il comando agli altri di premere, perché quando preme lui premono gli altri. O premono all'unisono. Chi lo sa? Tante voci che parlano insieme. Secondo me è un gruppo di tempo terroristi che cercano di creare danni. In questo momento vi guardate attorno. L'equipaggio stranamente è immobile e vi sta guardando. Perché poi stiamo strillando perché c'è vento. E si dimentica improvvisamente della zattera che si scaglia tremendamente su un fianco, perdendo schegge di legno in tutta la. E dopo che il capitano li riprende: cosa state facendo? Disgraziati! Sono terroristi, sono d'accordo per creare danni, devono essere fermati, non ci si può ragionare. Assolutamente. Come? No. Lo vogliono, ha detto, quindi ha funzionato quando gli ho detto che siamo tornati per la quinta volta, non era vero, ma e spero non ce ne sia mai una quinta. L'ha detto che perché siamo molto pericolosi adesso. Ma come li puoi fermare che hanno una barriera intorno? Beh, la barriera ha ceduto. Per botta di culo. Io non so come hai fatto. Non regge un colpo di fucile. Beh, magari la barriera però non è altissima. Si può scappare. 10 metri. Io non intendo fermare. Per me 10 metri in verticale non è che siano molti. Anche tu hai ragione. Però non so dove si. Mi sa dobbiamo avere piani. Diversi piani. Quindi tu arrivi, corri e corri in verticale. Dobbiamo avere diversi piani. Proprio. Io andrei a vedere un'altra parte della città. Dopo aver attuato la strategia di montagna solitaria, dobbiamo avere diversi piani perché sono certo che la sua fallirà. Se ci separiamo abbiamo tutto la mia funzione certamente. Se ognuno ha un'ora a disposizione e noi siamo in 5, abbiamo 5 ore a disposizione. Ho letto recente su uno dei romanzi passati dalla tua. Se ci dividiamo non ha tutti i torti. Dalla tua specie blu. Abbiamo un totale di ricerca di 5 ore invece che una. Ho detto una cazzata, ma è vero. Potrebbe essere un'idea. Il problema è che non si deve ripetere questa volta. Questa è l'ultima, basta. Qua io ci metto il punto. E se togliendo... Si mette il punto alla fine di una frase, non lo so, sono dislessico. Sì, e se andando a... Deve mettercelo anche all'inizio. Comunque il dislessico la conosce la sintassi. Sì. No, ma qua... Sì, la grammatica. Sì, ma... Dai, so che la dislessia ce l'ha. Allora... Ma qua è un difetto più generico, sei anche discalculico con la dislessia. Se andiamo a vedere le altre colonne da dove partono, magari non hanno le barriere, disattivando le altre colonne non parte quella centrale? Questo però ci metterebbe a rischio di un altro ciclo. No, se abbiamo 5 ore. Ma c'è sempre il rischio di un altro ciclo. Ne abbiamo di 5 ore. Se non è la soluzione. Fermiamolo, non ci deve essere un altro ciclo. Anzi, ne abbiamo 6 di ore, noi siamo in 2. Mandate nello stesso posto. Ah! Beh, tra pochi minuti atterrate. Ecco, appunto. Separiamoci. Grazie capitano, è stato un piacere. Arrivederci. No, non glielo faccio stavolta perché ho visto che era. Lo faccio non io, voglio creare paradossi. Gli metto 2 ossicini di pollo smangiucchiati in mano. Grazie. Me ne vado. Tenga il resto e ce ne andiamo. Dottor, ma ci ragazzi, andiamoci velocemente. Quindi ho ragione a dire che siamo pazzi ad andare qui. Alla lunga è diventato realtà.
E io vado, inizio ad andare a passo sveltissimo, quasi corsa. Corri, va bene. E gli altri ti stanno dietro? Dipende da loro. A quando arriviamo dalle parti del bambino, mando su lui, sinceramente. Vai su tu. Ma fino al bambino state correndo? Io vado a passo normale. Quindi lui va avanti? Sì, sì. Gli altri? Se ci dividiamo abbiamo più ore. Io sono comunque inutile, quindi vado a passo normale con lui. Io vado sparato in avanti. Cioè... Con lui? Tu? Dato che se ci dividiamo abbiamo più ore, io sto esattamente a metà tra loro e loro. Ok. Tu arrivi all'altezza di dove avete incontrato per due volte il bambino, correndo però. Hai lasciato loro che vanno al passo normale parecchio dietro. Quando passo sotto cerco di ripetere ad alta voce le parole che aveva detto lui l'ultima volta, non sapete niente cosa significassero. Ma da linguista? Sì. Ok. Non so niente cosa significano, però so che ho deciso di essere andato via. Non succede. E sto andando, cioè le grido mentre passo nella zona. Non succede effettivamente nulla. Oh. Ok. Anch'io volo, però lui va più veloce. Ok. Sì. Meno uno. Va bene. Dopo qualche minuto... senti una voce. C'è un bambino in alto che si sporge e ti urla: Anskari Ankda! Vaffanculo! E continua a correre dritto. Sparo al bambino. Io guardo, beh sì, in effetti. Andiamo. Lo ignorate? No, io faccio uno scatto per evitare che mi tiri qualcosa dietro. Però scatto dicendo di vaffanculo. Lui urla. Sta cercando di inseguirvi correndo fra le rocce. Va bene. Ok. Sentirono uno strano rumore acuto. E poi vi scaglia addosso una bomba. Ma si stiamo correndo, però lui è sopra. Sì, sì. Sopra hai detto che era un po' più. Sì, ma che con lui correva come una gazzella. Mi segue per un po'. Apposta pesa di meno. E comunque fa tre passi e lancia una bomba. Quanto in alto lo sta lanciando? No. Fate una prova di velocità. Con un più due. Prova a sparare la bomba. Vai, no. Utilizzo manovra evasiva. Fai usalo. Somma a velocità, quindi in totale hai più... È al posto. Più tre. No, sì, è al posto. Diventa un più due. Sì. Ah, esatto. Beh, velocità sì, attributo giusto. Ah, che bella merda. Proprio evasivo. Cioè, sì, fatta, l'ho fatta. Fatta. Ma merda, adesso, cioè, nel senso... Ok. Salti in avanti e eviti una piccola esplosione. In realtà è più fumo che arrosto. Fatto. No. Ah sì, perché avevo più 2, quindi più 1. Qualsiasi cosa sia, 50 è fatto. Avevi solo 50 bonus. 50 puro, avevo visto 59. Perfetto. Quindi entrambi sentite caldo alle chiacchiere. Correte in avanti e sentite il bambino che vi urla addosso. Voi da dietro sentite un'esplosione davanti a voi. Siete nel punto in cui ci sarebbe dovuto essere il bambino, ma l'esplosione è avanti. Anche perché voi correndo l'avete anticipato sto bambino, che stava arrivando pure lui. In realtà io sono più avanti di loro, quindi vedo l'esplosione. Non è che era sempre stato lì. No. Lui era a metà, quindi vedo un po' di più. Okay. Ah, quindi la bomba scoppia. Ad alta voce lui, tutto questo sbatti le volte prima per quel cazzo di bombarolo. La prossima volta gli spara in faccia. Va bene, quando voi arrivate in zona non c'è più niente, tranne i segni di, no, di un'esplosione che nei due viaggi precedenti non avevate notato. Voi arrivate velocemente alla città, è piena mattina, è decisamente prima di quando siete arrivati di solito, ok? E vedete uno zorcaniano in ginocchio armeggiare con un oggetto sferico davanti a lui. Madonna, se carico giù peso! Ecco. Scusa, no, beh, io carichi, lo farei. Cioè, ma carico proprio pesante! Ma sì! Minchia, se non c'è la barriera. Io spero io che lo seguo. Sia. Io volevo andare da un'altra parte della città, però se vedo che lui che carica lo seguo. No, no, devi carichiamo. Con la sciabola in punta arrivi alla barriera. Prova contrastata tra voi e lui di velocità. Piccolo appunto. Se vedo che si gira e guarda verso di noi, sparo. Io fermo la carica e sparo. In questo momento è concentrato. Ok, se è per terra sull'attrezzo, sì. Continua a correre. Ok,
E comunque anche per sparargli prova di contrastare velocità. Ok. Allora. 44. Lui l'ha fallita in modo normale. Io voglio quello. Basterebbe riuscirla. 95. Ma divento... No, quasi. 80. No. C'hai 80. 85. Più ma qua no, il dado vantaggio aumenta la tua percentuale o riduce il dado? È la stessa cosa se ci pensi. Sì, eh no, 95. Ha fatto 85 oppure ha fatto 95 su una percentuale. Ma 95 è un fallimento. Ha fatto 85 su 96 fallimento. Comunque ha fatto fallimento. Se avessi fatto 96 però era un fallimento critico, sì, non esatto. Conta il dado bonus. Non cambia niente. Robè. Era il fallimento critico. L'ho scaricato per te. Ah, il punto era il fallimento. Quindi questo non lo tiro neanche. Oppure lo tiro e mi dà penalità. Tiri e ti dà la penalità. Quindi dovrei fare 0. O fai 0 si applica. 0. E adesso faccio critico. Vai. 23. Riuscito. Ok. Grazie, Robè, grazie. Decidi tu. Allora, lui in qualche modo mentre cammina viene, inciampa su qualcosa, no, che puoi è decidere che ho cos'è. Pochissima potenza. Sto correndo da tutta la mattinata, arrivo qui che... Esatto. Io quando sono a 5 metri da lui, sì, sparo. Vai. Quando sono a 5 adesso metri, fallisci lo sparo. Praticamente è un'esecuzione. Dà lo stesso più 3 di prima. Quindi. Più 6 quindi. Sì. No. Sì, più 3 più 3, 6. Io cosa avevo detto? Aspetta. Dimmi cosa è successo, è un fallimento. Se flippo cosa succede? 68, hai sbagliato lo stesso. Uguale. Peccato. Decidi cosa è successo. Il tiro decisivo di Roberto. Come sempre. Non ma non è un fumble, vero. Stranamente. No, è vero. Non abbiamo ancora avuto un fumble, vero? Non so, non posso dirti se c'è la barriera o no. O sì, no. Lo sai tu quello. Quindi al massimo mi si inceppa. Non posso dirti sparo e colpisco la barriera perché così c'è la barriera in questo momento. Non c'è la barriera? Allora sparo. Sì. Lo manco completamente. Sì. Tipo di un metro. Sì. Ma passa. Ok. Vedi che lui con un gesto non aggraziato, un po' di nocconato, si gira verso di te e fa uno strano gesto e dopodiché si mette in piedi. Automaticamente porta la mano al petto, vi guarda e dice: porca, voi chi siete? Lui è un asmatico. In quel stato di scalculico. Giovani minchioni. Indiana version. Cosa beh, ti vuoi dire? Non mi interessa chi siete. State qui o andatevene, ma non disturbatemi. Una domanda! Non disturbiamolo. Una domanda. Non disturbiamo. Se non si accorge. Perché c'è una barriera? Beh, forse per evitare che qualche avventuriero di passaggio è partito un colpo! Decida di sparare. Che questa qua. Decida di sparare. Vergogna, veramente. Non tiro neanche. E adesso non disturbatemi. Io nel frattempo tiro un po' più indietro. Vediamo ma la tattica di loro. Madre Superiore. Sì. Quando arrivo verso l'inizio della città, sì, prendo una strada a caso e vado a cercare un altro di questi tizi. A caso? Eh beh, sì. Fai una prova di ragione per quanto tu abbia due svantaggi. Però ho investigare, non so se può servire. Vabbè. Per cercare tracce, cose... Ok, un vantaggio, uno svantaggio solo. No, non ce la faccio lo stesso. Okay. Vado completamente a caso. Quindi completamente a caso... Allora a questo punto tirerai completamente a caso, cosa ti succede? Vediamo. Che bello il caos. 1-2. 1. Ai ai ai. L'ho detto prima che si fermasse il dado, vero? Sì, sì. Beh, quindi è ufficiale. Sì, sì. Ma perché non stavi cercando di indovinare il risultato? C'era un'altra motivazione sotto? Sì. Ah, ok. Devo improvvisare. Non so fosse un tuo gioco. O 1-2, faccio quello che avevo in testa. Faccio quello che avevo in testa. Allora, non sai neanche bene come, ad un certo punto, ti trovi in un grosso hangar.
cioè hai superato tre lamiere, quattro lamiere, ti sei arrampicato e invece di trovarti in una piazza ti trovi in un hangar scuro, molto alto. Il soffitto è fatto interamente di materiale trasparente. Ok? Il sole lo taglia dall'alto, perché il sole della mattina è obliquo, e quindi tu ti trovi al buio proprio anche per il contrasto con la luce che invece illumina l'intero soffitto di questo enorme hangar. Proprio per questo contrasto i tuoi occhi fanno un po' fatica ad abituarsi. Dopo un po' vedi un insieme di lamiere, colonne di metallo cadute, pezzi di strani aggeggi di cui non riesci a capire assolutamente la provenienza e, facilmente individuabile nel buio, una piccola lucina viola. Salve? Alve? Alve? Inizia a camminare verso la lucina viola. Ok. Ti avvicini alla lucina viola. Capisci perché nessuno ti ha risposto. Man mano che ti avvicini, senti qualcuno singhiozzare. Non vi preoccupate, ora sono qui a risolvere qualunque problema ci sia. Grazie alla mia ricchezza e al mio potere, che è riconosciuto in tutta Scintiara. E nel caso io non sia sufficiente, ci penserà il mio assistente. Il pianto si interrompe nel buio. Ovviamente la luce c'è. Vedi la sagoma di una persona. Ai suoi piedi una piccola sfera viola, pulsante. Avvicinandoti, come penso tu faccia, se si continua in... vedi un ragazzino dalle fattezze orientali, i capelli che probabilmente erano a caschetto adesso sono spettinati, sporchi, i vestiti che probabilmente un tempo erano ricchi, eleganti e ricchi, quasi come i tuoi, principe, adesso assomigliano molto ai tuoi, quindi sono meglio. Non piange, ma ansima. Ha evidentemente il respiro alterato, come di una persona sotto shock, in forte stress. Se ti avvicini ancora di più, nonostante il buio, vedi il volto del ragazzino con le lacrime che hanno appena smesso di solcargli il volto. Dalla descrizione accurata che la principessa vi aveva fatto, questo è suo fratello. Che culo. Forse il ritardo di uno è suicidio. Se ce lo dici poi, chiaramente. Attenzione. Uno scherzo al principe. Scena 1. Azione. È stato un piacere, ragazzi, buona serata. Lo scherzo del principe sembra una favola di Esopo. Un giorno un principe portami in groppa dall'altra parte del lago, non ti pungerò. Un giorno un principe incontrò uno scherzo, boom, fine della storia. Prego, non ti sentire responsabilizzato. No, figurati, tanto io la responsabilità non so cos'è. Buongiorno. Il mio nome è Dinar. Con me c'è il mio assistente e segretario personale Gives. Io non posso parlare con nessuno. Io non posso parlare con nessuno. Chi sei? Lasciami in pace. Non c'è bisogno di parlare. Non puoi toccarmi, non puoi toccarmi. È inutile che ci provi. Non puoi toccarmi, non puoi farmi niente. Io non ti posso parlare. Non saresti il primo a non toccarmi. Facciamo che parlo io con te allora. Ci parliamo noi, siamo in due. No. Ogni persona ha bisogno di compagnia. Usa la maggiore forza con se stessa. Ah, ho già sentito qualcun altro dire questa cosa. Non era una persona molto simpatica, devo dire. E aveva una roba viola, anche lui.
Però la quarta volta che lo incontro è diventato un po' fastidioso. Terza, quarta, seconda. Non devo parlare con nessuno, non devo parlare con nessuno. Infatti, non stiamo parlando. Nessuno di noi due sta parlando. Quello che pensi, lo stai pensando. Io non sto dicendo niente. Io conosco è Gibbs che sta parlando per me. Delle volte lo fa. Stai cercando di confondermi. Chi sei? Cosa vuoi? Beh, come dicevo prima, il mio nome è Dinar, il mio assistente Gibbs è qui con me. E stiamo cercando una persona. Lasciami in pace. Non credo che siate voi, perché da come me l'hanno descritto è molto povero e poco nobile. Voi mi sembrate una persona estremamente ricca. Non posso parlare con te. Sì, lo so, infatti non stiamo parlando. Io sto dicendo delle cose, tu stai dicendo delle cose, ma nessuno di noi sta parlando l'un l'altro. Io parlo per i fatti miei, sto parlando con Gibbs. La maggior parte delle volte parlo con Gibbs, perché gli altri non mi ascoltano. È molto confuso. E in quel momento Gibbs lancia un pugnale sulla roba viola per cercare di fargliela cadere di mano, la barriera che ti ha detto esistere. Non puoi toccare. Non lo posso toccare. Non vuol dire che non posso toccare. No, ti ho detto, non mi puoi toccare, c'è una barriera. Ah. Mi aveva detto della barriera o mi ha detto solo mi puoi toccare? No, ha detto la barriera. Scusate, quel disegno bellissimo. Se andate a Modena, prendete Modena e Scintiara, vi fanno il disegno. Ma tipo se andate stasera, così a caso, girate Modena. Allora, no, allora, se ha detto... Se vai a quest'ora a Modena, penso che ti possono succedere un sacco di cose tranne il disegno sul manuale. Sì. No, se vai stasera a Modena ti succedono un sacco di cose tranne... Chi lo sa, potresti finire con un disegno sul manuale. Sì. Se ha effettivamente detto della barriera, allora Gibbs non lancia il pugnale. Ma... ma cerca di entrare in sintonia mentale con il principe. Tira. Questo sarebbe un tiro di ego, immagino. Un buon momento, però. Sì. Lo uso. Non lo uso. Io lo userei. Dai, usiamo. È mezzanotte. Mi sembra il momento più adatto. Scusa. Te lo dico Prendomi un punto esperienza per riprendere il toro. Io qua. No, non dargli il mio manuale che poi ci rovescio su roba. Ah, scusa, è vero. Manipolare reazioni o scovare pensieri? Era una domanda o un'affermazione? No, era una richiesta. Manipolare. Sicuramente. Ok. Allora, intanto tu senti la disperazione. Senti la rabbia. Senti una forte rabbia, probabilmente, e rancore contro qualcuno che gli era caro. Ma non stai cercando di scoprire che cosa, ma stai cercando di... Sto cercando di... Quanto deve spendere? Non mi ricordo. Sì, ditemi quanto devo spendere. Te lo dico. Quello che sto cercando di fare non è neanche di distrarlo, sto proprio cercando di convincerlo che io lo posso aiutare. Non so fare cosa, ma io sono la soluzione al suo problema. Come lo fai? Come si chiama il potere? Sintonia mentale. Sintonia mentale. No, non è un incantesimo, è un'abilità. Il mio aspetto si fa un po' più imponente perché Gibbs è sempre un po' più incattivito. I suoi occhi azzurrini brillicchiano un po' al buio. E mentre lo fisso negli occhi, e mentre lo fisso negli occhi con i miei occhi ormai accesi di azzurro, gli dico: so che lei ti ha ferito e io sono qui per farti avere la tua vendetta, ma una vendetta che non metterà in pericolo gli altri. Lascia che sia io. Lei non mi ha ferito, lei mi voleva morto. Lei ha soldato dei sicari per uccidermi, capisci? Mia sorella! Lo so, anche a me è successo. E proprio per questo io ti posso aiutare. Basta che tu faccia fare a me ciò che deve essere fatto. Se il destino mi ha portato fino qua, pensaci bene.
Quante possibilità c'erano che qualcuno ti trovasse in questo magazzino dimenticato? Come fai a conoscere mia sorella? Chi sei? Io sono Jeeves, il possente. Io non posso più interrompere tutto questo. Il meccanismo è stato attivato, cioè... Abbiamo visto una barriera, il mio maestro me l'ha detto. Devo seguire fra poco. Lui mi dirà cosa fare. Abbiamo visto come funziona il meccanismo. Appoggia quella cosa che hai in mano e lascia che ci pensi io. Non c'è bisogno che tu ti sacrifichi. Non c'è più niente da fare. L'unica cosa giusta, l'unico scopo che ha la mia vita adesso è eliminare la ferita su Scintiara. Non è così che si eliminerà la ferita, la state solo aggravando. Che cosa stai parlando? È la quarta volta che vengo qua. Se è la quarta volta, vuol dire che avete peggiorato le cose. Quindi cosa dovrei fare, secondo te? Appoggiare quella roba che hai in mano e spegnere la barriera. Allora. Lui se lo toglie, piange, è sconvolto, il suo respiro si fa ancora più pressante e dopodiché armeggia con la sfera. Ecco, adesso è spenta. Oh, perfetto. Io allungo la mano. Quella è pericolosa nelle tue mani. Ma siamo venuti fino a qua, tutti noi 12, tu finirai al posto mio tutto quanto? Finirò il tuo problema con tua sorella. Ma io non ho superato quella cosa. Ora dobbiamo distruggere Damarti, capisci? Damarti non verrà distrutta con questo aggeggio. Ti hanno mentito, di nuovo, come tua sorella ha mentito a te e ha cercato di ucciderti. Ma cosa stai dicendo? A questo punto lui, confuso, non ti dà niente, lo lascia cadere per terra, si mette in ginocchio e inizia a piangere. E io con la mia più 2 di velocità... Ok. Lo afferro. Ok. E inizio ad arretrare fuori dal posto. Ok, lo fai abbastanza velocemente. Se qualcun altro nel frattempo vuole arrivare in città, quelli che erano dietro di me. Arrivate in città. Cosa fate? La strada sua non la conoscete. Non la conosciamo, quindi è impossibile la ritroviamo. Noi siamo, dopo quello che è successo, siamo rimasti indietro, aspettando loro per provare a dare la chance a lui di parlare, visto che non si possono più sparare. Beh, il mio odore lo senti. No, quando li vediamo arrivare poi. È solida la tua scia. Tira con più uno perché ha ragione lui. È marrone violacea ed è fisica. Allora, è 77, però io ho un bonus di più 3 per l'ipersenso, sì. Più 1 del suo odore, sì, forte, quindi 4 va sotto va a 37. Ok, quindi, perfetto. Dopo un po', mentre tu stai indietreggiando, vedi loro che hanno seguito il tuo stesso percorso e sono entrati nell'hangar. Ah! Plebei! Quindi noi li abbiamo visti. No, hanno fatto proprio tutta un'altra strada. Vi hanno ignorato. Quanto cazzo ci mettono ad arrivare? Meglio, non ce l'ho più. Guarda che sei matto, non c'è vero, cioè. Ok, hai trovato? Questo! Wow! Chi? Ah, c'è anche il principe dentro. E... Allora, ragazzi, vorrei farti notare che noi non dovevamo portare via un dispositivo, ma il principe. Il principe lo lascio fare a voi perché voi siete i miei servi e quindi è giusto che voi vi occupiate delle cose più futili. Va bene. Questo era molto più importante. Posso dare più 1 di ego? Devo dire che comunque il suo lavoro l'ha fatto. Posso dare per i motivi completamente sbagliati. Jeeves è un figo. Posso dare il mio punto esperienza per dargli più 1 e top. Assolutamente. Uno a te, uno a lui. Grazie. Allora, quindi andate in avanti, trovate un ragazzino in ginocchio che piange, in evidente stato di shock, il suo respiro è corto e ansioso, è veloce. Beh, io mi avvicino a... Principe, finalmente vi abbiamo trovato. Voi volete uccidermi? Siete i sicari di mia sorella? No. No, qui non vuole uccidere nessuno.
Non è delle nostre intenzioni. No, non l'hai convinto, solo con no, è molto nervoso. Io le garantisco che lei non avrà modo di essere ucciso da sua sorella. Anche perché sua sorella non gli ha chiesto di ucciderlo. Infatti, by the way. Beh, magari ci ha chiesto solo di portarlo, per, di prenderlo per ucciderlo. Ah, vabbè, questo potrebbe essere. Giochi di potere, questo, sì. Molto Jafar. Molto Jafar. Hai carisma? Fascino. Spendi il tuo punto. No, anche gira, tu. Gira. No, l'hai usato tu con lui. Ma un'altra scena. Passati no, fuori. No, questa non è una stessa scena. Dai, Darkaroth non possono infrangere il loro voto. La razza di quella roba lì è non mettersi d'accordo fra tutti per far fuori un nemico. Okay. Sì, sì, no, no. Usando. Ok. Contiamo sul fatto che i Darkaroth non possono infrangere descrivi il loro il risultato voto. Della tua azione. Il risultato della mia azione è che ci guardiamo fissi negli occhi e lui capisce sostanzialmente il mio voto verso di lui, quindi io automaticamente sono tra i reclutati, però sono diventato il suo protettore. Ok, io ho conosciuto le persone, una persona della tua razza, conosco la vostra storia, alcuni di voi sono ancora schiavi a Tomokai, ma io mi sono fidato della parola di uno di voi quando ero piccolo e lui mi ha salvato la vita, quindi immagino di potermi fidare di quello che mi dici, e a questo punto si affida a te. In questo momento nella testa di tutti voi rivivete la scena in cui per la prima volta avete visto l'esplosione, la vivete in modo estremamente vivido. Le colonne di luce viola che partono, cazzo di nuovo, il don che si forma, l'esplosione, il dolore, schiacciata, non ve l'ho detto, no? Il viola davanti ai vostri occhi, no. Ma quando scompare il viola vedete il nero e dopo il nero vi riguardate attorno e siete esattamente nel posto in cui eravate prima, voi nella piazza e voi nell'hangar. E quindi vi siete liberati del loop. Prego, grazie. Ma io ho fatto complimenti davanti a noi. Il Zalcaniano è ancora lì, si guarda attorno e spaesato. Carica! E la finirai così. Sì, non posso neanche sapere come va a finire. Sì, proprio con voi sta. Carica! Sì, ma noi siamo seduti, ci guardiamo, come per dire è finita, poi ci guardiamo il sorriso della carica! E lui lì. No! Incredibile, Claudio ha salvato tutto, non ci avrei scommesso 3 lire. Perché da skirt fino in fondo tu non ci avresti scommesso. Ti fai... hai un simbionte troppo fino. Esatto. Perché in realtà è simbionte che ha risolto la situazione. Non lo scherzo. Meglio del personaggio della trotta che non caga cazzo e basta. Bella, bella. Bello. Il loop mi piacciono sempre. Quello che avete ascoltato era Fumble. Grazie. E ringraziamo Giovanni per averci fatto giocare un'altra puntata di Scintiara. Oh yes. Se vi... Sto iniziando a capire come funziona. Se vi piace Scintiara, dove lo possono comprare? Possono comprare su, sul sito della Weird, su Terra dei Giochi, lo possono scrivermi e comprarlo direttamente da me, anche se non ho ancora l'e-commerce, ma lo posso vendere direttamente. Oppure la versione in inglese è già su DriveThru, se qualcuno vuole la versione in inglese, tradotta da un madrelingua, quindi è versione... C'è ancora modo purissima. Di avere le mappe? Ho ancora una quarantina di mappe. Comprate la mappa, è bellissima. La mappa è bella. Io considero che l'altro giorno l'ho rivista, perché adesso è messa lì in camera mia che non c'ho spazio. E proprio visto che sto cercando casa, ho detto una delle prime cose che faccio, cornice, e me la metto in casa perché è bella. E io sai che non sono un enorme fan delle mappe. Se siete ricchi come Dinar, potreste anche comprarne più di una e usarla come tovaglietta, perché la dimensione è perfetta. Sì, però dovete essere ricchi come oddio, Dinar. È un po'... Mica, la plastifichi, ci fai colazione. È vero. Ma è proprio bella. Anche perché se mangi cereali lì così non ingrassi perché li hai mangiati nel futuro. Esatto. Oppure se diventi già grasso per quello che non hai mangiato. Giusto, possibile. Quello che è successo a me. Colpa di Scintiara. Vi ricordiamo di andare su fumblegdr.it a fare donazioni e a diventare soci. Potete anche comprare qualcosa dalla nostra wishlist se
mi sentite in giornata. Se dovete comprare qualcosa su Amazon, passate sui link che trovate nelle puntate di Fumble e di Com'è quel gioco, perché a voi non cambia nulla e Amazon dà dei soldi a noi. La terza cosa importante che potete fare è andare su iTunes a lasciare delle recensioni, delle votazioni a 5 punti Cosmo o 5 punti vuoto se siete più stronzi. Se non avete voglia di fare neanche questo né di donare i soldi, andate a condividere sui social questa puntata e quella vecchia di Scintiara e quella futura. Siamo contenti tutti e quella futura che c'è già stata. Esatto. Quando il prima sarà adesso? Io mi presto. Presto. Io mi cospargo il pacco di cenere. Il pacco di cenere, certo. Il mi cospargo il pacco di cenere. Mi sto dando della testa di cazzo da solo. Sappiate che non vi facciamo pagare. Metallo comunque. Metallissimo. Il capo, volevo dire il capo. Perché dopo 4 anni e quanto, boh? Quasi 5, perché 5. A marzo facciamo il quinto anno. Io ho scoperto meno di un mese fa come far arrivare i soldi a Fumble da Amazon. Sono solo 5 anni che lo Manto, ti do una gratificazione. Io ancora non ho capito. E io spendo tipo un migliaio di euro. Ma poi dirlo pubblicamente, cioè proprio da stronzi. È estremamente semplice, siete voi che siete dimenticati. Ma perché ero convinto che ci fosse sul sito un link che un cliccando link. Andavi su Amazon, invece ero, devi beccare la puntata con il link del manuale venduto su Amazon. E ci ho messo 5 anni, va bene. Oh, cioè. È un link che ti manda su Amazon. Sì, sì. Ma è sul sito. No, è sul sito, ma è nelle pagine interne e non ci avevo pensato. Cattiva organizzazione. Beh, mettetelo anche grosso all'ingresso. Sì, esatto. Un bannerone. Grazie mille a Giovanni per averci masterizzato, così anche Claudio è riuscito a giocare per una volta. Noi ci sentiamo settimana prossima di nuovo con Warhammer Fantasy, che è rimasto in sospeso dopo le vacanze di Natale e di cui dovremo arrivare a una conclusione. Dopo Warhammer Fantasy sappiate che si giocherà con i samurai. Samurai! Ah, quella che durerà pochissimo, ok. Quella che durerà pochissimo perché vi farete ammazzare dal daimyo la prima puntata, o forse la seconda. Una puntata per fare i personaggi e la seconda sessione per morire, ok. Se ben ricordi, Oriental Adventure di AD&D prima edizione. Noi andremo. C'è stato il sospiro generale. Ma la manuale originale mi pare che vale anche abbastanza adesso. Vabbè, che bello. Se ce l'avete in buone condizioni. Se invece vi piace la leggenda dei 5 anelli, uno dei primi. Noi giocheremo Spirit of the Dime. Scusami. Noi giocheremo alla quarta edizione di La leggenda dei 5 anelli, ma c'è anche un gioco di carte LCG, quindi Live Card Game, della leggenda dei 5 anelli, uno contro uno, è sempre in realtà è nato come gioco di carte. Una copia brutale, spudorata, tipo cinese. È nato come gioco di carte collezionabile, è diventato un gioco di ruolo ed è diventato un LCG adesso. E se vi piace molto molto, andate anche a scaricare la beta che adesso hanno rilasciato quelli della Fantasy il Flight. Il gioco di carte quello Simil Magic qual è? Il primo o quello nuovo? Il primo. Beh, quello anche, lì anche hanno detto che è uno dei giochi di carte più belli che abbiano mai creato. All'LCG prima o poi ci giocheremo anche a Com'è quel gioco, perché l'ho comprato, quindi arriverà anche quello. Noi ci sentiamo settimana prossima con un'altra puntata di Fumble. Grazie o settimana a Giovanni, scorsa. O settimana o l'anno scorso. Comprate Scintiara! Fumble! Buonanotte!